presidente dell'ufficio scolastico regionale territorio di Bergamo, dottoressa Patrizia Graziani, che spero sia in sala. Eccola. Come sapete, l'evento di oggi è organizzato dall'Associazione Centro Studi Impara Digitale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Approfitto addirittura per ricordare tutti gli sponsor che ci hanno aiutato a organizzare questa giornata e che sono RCS Education, Zanichelli, Mondadori Education, Magnetic Media Network, C2 Group, Wikimedia, Adobe, Ispredil, Digiba, Monti Russo, Direte, Aerohive, Newside, Unibanca Popolare di Bergamo, Credito Bergamasco. I media partner sono l'Eco di Bergamo, Rai Educational, Rai Scuola, Radio 24, Nova 24, Wild, Tutto Scuola, Bergamo News, Galileo, Innovazione. Dottoressa Graziani, a lei. Grazie. Devo dire che anche quest'anno è particolarmente emozionante vederti così numerosi, così colorati, così belli, così desiderosi di partecipare a questa giornata. Quindi non posso veramente che ringraziarvi per la vostra vivace partecipazione e sono certa che i contributi che usciranno questa mattina e questo pomeriggio dal vostro confronto su quello che abbiamo voluto chiamare processo alla scuola digitale offrirà sicuramente nuovi stimoli anche per rielaborare modalità didattiche diverse. Mi permetto solamente nella brevità di questo intervento di rivolgere un saluto ed un ringraziamento importante al Centro Studi Impara Digitale, perché credo che sia stato il cuore e l'anima di questi due eventi, quello di maggio e quello di quest'anno. Il Centro Studi Impara Digitale ci ha aiutato, supportato, ci sta seguendo, e quando dico Centro Studi Impara Digitale mi riferisco principalmente alla professoressa Diana Rabardi, che è stata veramente così il nostro punto di riferimento. È stata definita a Giove Orienta, quando ha illustrato tutta la parte della formazione di Lombardia Digitale, l'angelo custode del digitale, quindi credo che sia anche questo un significativo del ruolo che svolge. E insieme con lei l'onorevole Quintarelli, il dottore Rolli, tutto lo staff che ha veramente così contribuito ad organizzare questa manifestazione importante. Non ne cito altri perché poi rischierei veramente di dimenticarli. Quando ci si dimentica si commettono delle gaffe che è bene evitare. Perché Bergamo Digitale? Noi ci siamo candidati ad essere veramente capitale del digitale proprio perché così siamo convinti, ma i fatti ce lo hanno dimostrato, di poter veramente elaborare dei progetti di sperimentazione che non vedono le tecnologie al centro, ma che vedono le tecnologie ad uso della didattica, per migliorare la didattica, per migliorare gli apprendimenti dei nostri studenti. Ma di tutto questo ne discuterete voi oggi. Io ringrazio moltissimo anche tutte le autorità presenti e inviterei per i saluti un partner importante per le scuole bergamasche, che è l'onorevole Ettore Pirovano, il presidente della provincia di Bergamo. Ragazzi, onorevole si diventa vivendo in modo onorevole, non perché uno ti mette il timbro. Quindi io sono un digitale come voi, mi sembrerà strano, ma il primo computer l'ho comprato nel 1990, era un portatile, utilizzava Windows 3.1 e si accendeva passando dal DOS e aveva 40 mega di memoria. Le cose sono un po' cambiate, mi pare. Oggi ci sono gli ebook, anch'io ogni tanto li leggo, però mi succede una cosa strana, come succede
con la musica sentita su internet. Prima o poi qualcuno lo devi comprare un CD perché è la musica che ti piace in modo particolare e la metti via. E dopo un po' di tempo vedi che i CD continuano ad aumentare perché la tua musica la vuoi avere, la vuoi sentire tua. E credo che questo succeda anche con i libri. È comodo leggere gli ebook, però credo che anche voi siate affezionati dei pezzi di carta che sentite vostri. E io credo che i libri e gli ebook possano convivere. Come può convivere un modo diverso da quello super tecnologico di pensare di vivere insieme ad altre cose un po' più banalmente collegate alla realtà. Io credo che il giusto equilibrio sia gustare un po' tutto della vita, le cose nuove, ma sentire anche gli odori e i sapori delle cose di altri tempi. Come sono convinto che la cosa più difficile sia insegnare dei ragazzi, una volta quando andavo a scuola io si aveva rispetto degli insegnanti perché si aveva una paura folle e c'era una stratificazione nella società che definiva esattamente le posizioni sociali di ciascuno. Il rispetto lo si deve guadagnare con il rispetto, perché deve essere reciproco, però non deve neanche sfociare nel siamo tutti uguali, vogliamoci tutti sempre bene, io sono vostro fratello, voi siete miei fratelli, perché allora non c'è più nessun senso di sudditanza che serve anche nella vita per fare in modo di diventare quello che adesso ti sta comandando e questo ti sprona a crescere. L'ultima cosa ed ho veramente finito, io sono convinto che la scuola non debba imporre la cultura, ma debba creare curiosità nelle menti dei ragazzi per consentire loro poi di farsi la propria cultura. Grazie. Bravo. Con noi anche in rappresentanza del Comune di Bergamo l'assessore all'istruzione, il dottor Minuti, che invito per portarci un breve saluto della città. Grazie, un breve saluto a nome del sindaco Tentoli e tutta l'amministrazione comunale, un ringraziamento agli organizzatori di questo convegno per l'importanza del tema trattato. Oggi parlare di scuola, parlare di digitale, nuove tecnologie deve essere un binomio imprescindibile. Anche all'interno dell'amministrazione comunale questi ragionamenti ormai sono all'ordine del giorno, sia con i nostri referenti, con i dirigenti scolastici dei nostri istituti comprensivi, perché la tecnologia oggi è un ponte verso la conoscenza, è uno strumento verso la conoscenza che sempre più diventa indispensabile per poter affrontare le sfide del domani e anche la costruzione di un percorso di formazione che sia adeguato ai bisogni del momento. È un percorso tra l'altro importante perché unisce, un po' riprendendo il discorso del Presidente Pirovano, anche i diversi ruoli, perché mette in gioco sia i ragazzi, ma mette in gioco anche gli insegnanti e i docenti che devono acquisire quelle competenze per poter utilizzare al massimo e meglio le nuove tecnologie, e quindi è una sfida che coinvolge il mondo della scuola nella sua interezza, nella sua complessità, che però oggi ritengo essere indispensabile. Gli investimenti da questo punto di vista devono essere importanti, devono essere sostenuti. Come amministrazione comunale stiamo investendo molto sul settore delle tecnologie, dei laboratori informatici, delle LIM e di tutti quegli strumenti che possono essere d'aiuto a migliore didattica. Ho visto qui per esempio tra gli invitati a questo convegno il nostro preside Masserini, che è uno dei dirigenti più attenti, più all'avanguardia su questo fronte e che spesso ci dà anche a noi delle dritte perché ha delle grandi competenze. Non dobbiamo però mai dimenticare che la tecnologia non è il fine,
ma è il mezzo per poter apprendere, per poter appunto costruire delle competenze. Per cui l'invito che faccio anche soprattutto ai ragazzi di sempre ricordarsi che la tecnologia serve, la tecnologia è bella, ma è sempre solo un mezzo, e poi invece le cose importanti sono le persone, sono le conoscenze. Per cui bocca al lupo e buon convegno. Un ringraziamento anche da parte dell'ospite di questo splendido auditorium che ci vede oggi qui così numerosi, e vorrei che Monsignor Vittorio Bonatti, che è delegato vescovile per la pastorale scolastica bergamasca e lombarda, ci portasse un breve saluto. Buona giornata, grazie a voi, non voglio rubare tempo, soltanto per dirvi che il vescovo è contento di ospitare sempre questi eventi importanti proprio della scuola, proprio perché la Chiesa sa bene quanto è importante la scuola, al punto che Papa Francesco, immaginate voi, ha indetto per sabato 10 maggio prossimo in Piazza San Pietro proprio un incontro per tutta la scuola proprio italiana, e tra poco dovrò sentarmi con altri amici proprio per iniziare a preparare questo evento. Saluto e l'augurio, perché e credo che a scuola ci sono gli educatori che sono i professori e gli alunni che sono i discenti, ecco, coloro che dovrebbero servire a imparare. Ma credo che questa realtà del digitale un po' ci faccia capire, almeno a me, che qualche volta devo fare un po' il professore, che le cose si invertono, perché anche noi docenti dobbiamo imparare tanto, e impariamo su queste cose dai ragazzi che sono più bravi di noi e voglia stare lì a insegnarli. Ma questo fatto concreto, ecco, mi fa dire che auguro proprio che possiamo noi adulti, ecco, avere dei ragazzi che ci insegnano anche tante altre cose, perché il mondo, io lo dico per me e me ne assumo la mia responsabilità, che abbiamo fatto noi adulti non è proprio un mondo molto fraterno, molto solidale, molto capace di collaborare. Io auguro invece ai ragazzi che anche l'utilizzo di questo strumento li aiuti proprio a costruire un futuro, un mondo proprio migliore di quello che fino ad oggi siamo stati capaci di farlo noi adulti. Buona giornata e tanti auguri. Concludo questa tornata di saluti portandovi il saluto e la vicinanza del direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, il dottor Francesco De Santis, che è impegnato a Milano in altri impegni istituzionali. Non voglio dimenticare di ringraziare, perché sono qui con noi e questo ci fa molto piacere, perché sono sempre vicini al mondo della scuola, gli amici di Bergamo Scienza, con cui noi abbiamo una collaborazione straordinaria. Abbiamo la rappresentanza dell'università, che anche questa mattina è impegnata in un'inaugurazione di anno accademico, però è presente con noi. E detto questo, ringrazio veramente tutti voi per questa bellissima partecipazione, e credo che sia il momento veramente di cominciare. Grazie. Grazie. E poi invito subito sul palco Frida Brioschi, che è presidente di Impara Digitale. Il centro studi in realtà è una rete che unisce e fa collaborare scuole, singoli docenti, aziende, ed è praticamente il motore di fatto del digitale a scuola in Italia. Buongiorno a tutti. Grazie di essere venuti intanto e di aver riempito questa sala che è immensa, ma vedo che c'è ancora altra gente che sta arrivando. Io vi rubo veramente solo due minuti perché la giornata è lunga e ci sono veramente tante cose da fare. Credo di essere forse più impaziente di voi di partire, perché sono incredibilmente curiosa di sentire che cosa verrà fuori da questo processo. Sono sempre in cerca di nuove voci, perché se non ascoltiamo un po' di nuove voci e non raccogliamo nuovi stimoli, soprattutto da chi la scuola la vive tutti i giorni, smettiamo di imparare. E allora oggi è forse il corso di aggiornamento più importante, quello di andare a sentire le voci di chi la vive, le loro domande, le loro perplessità, i loro problemi. E soprattutto saranno interessanti le voci contrarie, perché sono sempre quelle che aggiungono qualcosa di più. Il secondo minuto ve lo rubo per parlarvi di questo signore. Impara Digitale è un'associazione molto giovane che ha avuto la fortuna di avere tra i suoi fondatori delle persone veramente brave, e una di queste è Marco Zamperini. Marco è scomparso da poco ed era una persona veramente entusiasta, un appassionato di tecnologia,
un bravissimo divulgatore. Oggi ci manca particolarmente perché sarebbe stato sicuramente su questo palco e avrebbe reso questa giornata straordinaria. Una delle cose che sapeva fare veramente bene Marco era raccontare con passione e coinvolgere le persone. Una delle cose che faceva sempre era parlare della sua famiglia. Io credo che lui abbia comunicato più di tecnologia e di innovazione parlando di sua moglie, delle sue figlie e della sua mamma che in qualunque altro modo, ed è per questo che oggi abbiamo voluto invitare Blanca, sua figlia, a raccontarci la sua esperienza. Vieni Blanca, Damiano. Stefano, l'onorevole Stefano Pintarelli, e se non lo so se in sala anche il professor Sacco. Mirate anche il rosso. Chi c'è il mixer? Mi date anche il rosso? Il rosso? Microfono rosso? Era spento. Ma il colore vuoi? Questo giallo. Vieni qua in mezzo. Beh, buongiorno. È bello vedervi così numerosi. È bello per un'associazione che è nata un anno e mezzo fa, sostanzialmente a marzo dell'anno scorso, come ricordava Frida. E Frida però non si è presentata. Frida ha due cappelli, l'altro cappello è quello di essere presidente dell'organizzazione che in Italia vi dà l'enciclopedia che voi amate di più, senza fare nomi. Fate un applausino a Frida, dai. Bene, dopo aver presentato il presidente della Treccani, in realtà il presidente della provincia mi ha fregato la battuta. Devo dire che essere chiamato onorevole Quintarelli mi fa un po' specie. Più che onorevole, vabbè, onorevole si è per la vita, non tanto perché vai a fare il deputato, e non sono il deputato che viene qui a farsi vedere, cioè. Sono uno dei fondatori del Centro Studi Impara Digitale, sono stato anche il primo presidente e mi sono dimesso da ogni incarico quando sono stato eletto, però diciamo sono ancora molto amico di tutti voi e ho la fortuna di poter collaborare adesso con il Ministro della Pubblica Istruzione e con l'onorevole Carrozza, che ha molto a cuore lo sviluppo digitale della scuola. E direi che gli ingredienti ci sono tutti, speriamo di poter andare avanti, di poter fare un buon lavoro. Blanca è la figlia, è una delle due figlie di Marco, lì in sala c'è anche Paola che è la moglie. E io credo che sia giusto iniziare chiedendovi un minuto di silenzio per ricordare Marco. Grazie. Bene, Marco non era una persona triste, Marco era un mio amico, era una persona molto allegra e vorrebbe che ci divertissimo. Di sicuro non era una persona che amava il silenzio, ma adorava essere al centro dell'attenzione, perciò. Sì, questo senz'altro. Quanti anni hai tu, Blanca, adesso? 12. 12, che classe fai? La seconda media. E da quant'è che usi un tablet, un telefono, così? Quando avevo... Ma lo usi a scuola? A scuola no, purtroppo. Perché no? Non ne ho idea, sinceramente non ho idea. Com'è che si chiama la tua scuola? La Vivaio. Vivaio, a Milano? Sì. Dov'è Dianora? Provvedere?
E non usi, ma con i tuoi compagni invece? No. Niente, ma neanche i compiti, come fate a fare? Allora, com'è possibile? Beh, ci sono dei gruppi di WhatsApp in cui magari ci aiutiamo nei compiti, se qualcuno magari ha dimenticato un libro a scuola, allora c'è chi gli manda le foto delle pagine. Ah, carino questo. Ma Skype, cose così, non vi usate, no? Roba. Beh, sì, qualche volta magari, visto che magari abito lontano da una mia amica, allora per fare una ricerca insieme ci vediamo su Skype. Carino, ma adesso Skype però è peggiorato, no, ultimamente, non trovi? Sì, cioè in realtà una chiamata di Skype dovrebbe iniziare: ah, ciao, come stai? E invece inizia: oh, ma mi senti? Sì, ma poi riuscite anche a farvi vedere lo schermo? Non più? Non sempre, no. Quasi mai. Quasi mai. Vabbè, ma tu da quant'è che usi i computer, i tablet? Allora, io a 6 anni. Cioè 7 anni, 12 meno 6 fa 6, no 6, 6 anni fa. Quando 6 anni fa mia sorella ricevette il primo iPhone e quindi io che ero molto invidiosa, allora vado da mio papà e gli faccio: papà, senti, ma quando sono grande, posso averlo anch'io l'iPhone? Lui, che non mi stava neanche tanto ascoltando, era di schiena, stava pensando alle sue cose, e dice: sì sì, certo. Stava twittando sicuramente. E mi porgi un iPhone. Io sono lì così, tipo: ma veramente? Allora l'ho preso in mano, senza aspettare prima che ci ripensasse, e fino alla prima media l'iPhone è rimasta la mia sala giochi, senza una sim, senza internet, proprio. Fino alla prima media non ti faceva andare su internet? Questa no. No, non è che non mi faceva, cioè per andare su internet magari usavo il tablet. E non messaggiavo in quinta elementare, però e infatti era un po' la mia sala giochi, no? Con Fruit Ninja e altri giochi. E poi, dopo la quinta elementare, finalmente ti ha aperto le porte. ho scaricato WhatsApp, Viber, e cioè, ho iniziato a usare anche Facebook tramite la... No, Facebook. Non ho Facebook. Non hai Facebook? No. No. Ho 12 anni, non ho Facebook. Non ce l'ho. Okay. No. Ma se domani... Ma tu ti immagineresti com'è vivere, studiare senza internet? No. Come usi internet per studiare? Beh, magari per fare una ricerca vado su Wikipedia o anche... Dov'è Dianora? No, poi va bene, dopo capisci. Oppure magari se faccio francese o inglese vado su Google Translate se non capisco qualcosa. Il famoso dizionario, no? Ma dicevo, come sarebbe? Com'è una tua giornata senza internet? C'è una tua giornata senza internet? Un giorno in cui non usi internet? No. E quando è che cominci? Raccontaci la tua giornata. Ti alzi la mattina, che ora ti svegli? Allora, mi sveglio di solito per andare a scuola, mi sveglio alle 7. Poi... Guardi la mail, come tutti noi, no. No. In bagno? No, non c'è tempo. No. E vabbè... Poi vado a scuola alle 7:30, prendo il telefono, si spegne per tutto l'orario scolastico. Nella mia scuola si rischia la sospensione. Ecco! Ma io non ci credo. Fatemi!
Io non ci credo che tra le 7 quando inizi le lezioni non guardi neanche una volta se non ci sono messaggi dalle tue amiche. Non guardo neanche una volta, veramente. Chissà se credo. Ci sono magari delle persone in altre scuole che stanno lì, zaino sul banco, mano dentro con il cellulare. Nascondendo il cellulare nello zaino. Siete voi, scommetto. E che chattano magari per tutta la lezione, però io no. Tu no. E poi? Esco da scuola, prima cosa accendo il cellulare, poi non so, vado su Instagram, Facebook, messaggi, qualsiasi cosa possibile immaginare per recuperare il tempo perduto. Ma il tablet quando lo usi? Il tablet ce l'hai? Ce l'ho. Quanti ne hai? Confessa. Quanti tablet hai in casa, dimmi? Sono una ragazza riservata. No. Vogliamo sapere quanti tablet avete in casa. Paola, quanti tablet avete in casa? 5, 6. Mi sembra giusto uno per stanza. Non è colpa mia, è che sono sua figlia. Certo, non è colpa tua, è che sei sua figlia e anche la figlia di Paola. Grazie Blanca. C'è qualcuno che vuole fare una domanda a Blanca? Il più veloce? Basta. Dai, grazie, facciamole un applauso. Grazie a tutti, passiamo ora davvero al processo. Chiamo qui sul palco i 30 ragazzi che devono rappresentare il blocco contro e il blocco pro. Tutti gli altri che guideranno insieme a me questa giornata, che vado a presentarvi, adesso perso, non essendo nativa digitale perdo ancora i fogli, e anche gli esperti. Tutti qui sul palco in modo da poter cominciare. Per l'università, Francesco Sacco per Agenda Digitale Italiana, Frida Bioschi per Wikipedia Social Network, Damiano Airoldi di Magnetic Media per le reti, Davide Bigoni di Samsung per le tecnologie, Valentina Gabusi di Zanichelli, Maria Vittoria Alfieri di RCS, Rolf Ferri di Mondadori per gli editori, Dianora Bardi per la didattica di Impara Digitale. Abbiamo anche un medico, il dottor Sergio Piazzolla dell'ASL di Bergamo, Roberto Gualtiero Carrara per la multimedialità di Telecom Design, Maria Grazia Esposito dell'ANCE per le infrastrutture. Allora, mentre e ancora per l'Università Stefano Ferrari dell'Università di Milano. E il microfono, così sentite meglio? Ok. Guido Romeo con me, in sala insieme a voi ci sono, dimmi i nomi che li ho persi, Pierangelo Soldavini ed Emilia Birashid che ci aiuteranno dalla sala, eccoli là. A voi. La mattinata funziona così, avremo una prima parte, un primo scambio di idee pro e contro con i ragazzi sul palco. La seconda parte invece coinvolgerà anche tutti voi e faremo un dibattito circolare, sempre tenendo conto delle posizioni pro e contro,
partendo dai temi principali, dai filoni principali sul digitale a scuola, che saranno messi in evidenza dalla prima parte della mattinata, e pro e contro, e poi chiederemo agli esperti di fare un po' l'arbitraggio, di aggiungere dalle vostre domande, dalle vostre perplessità o dalle vostre notazioni positive un tocco più tecnico, un tocco più come dire, mirato sulla singola domanda. Abbiamo anche un esperto, Marco Berdinelli di Microsoft, che riceviamo con piacere. Grazie. Allora, io ho la squadra dei contro, dei tuoi tecnoentusiasti, io ho i critici della rete, fantastico. Allora, cominciamo con gli entusiasti, e abbiamo Veronica Dossi del liceo Banfi di Vimercate. No? A questo punto noi ci tacciamo, noi vi presentiamo soltanto, siete voi che fate botta e risposta, noi semplicemente... Noi facciamo l'appello, ma noi poi... Noi facciamo l'appello, poi è tutto vostro. Microfono ce l'hai? Te l'hanno dato? Microfono? Intanto vi faccio un ordine di servizio, che è questo. Ci sono dei ragazzi in bianco e nero, sono lo staff, vi servirà nel corso della giornata qualunque informazione chiedetela loro, perché a parte la sezione di giornata che facciamo qui nell'auditorio, poi ci sono un sacco di cose da vedere, da fare nel pomeriggio qua intorno. I ragazzi vi danno tutte le informazioni necessarie. Prego Veronica. Buongiorno a tutti. Allora, io sono della 4H del liceo scientifico Banfi di Vimercate e sono pro per il digitale. Allora, per me l'inserimento del digitale all'interno delle scuole è un aspetto molto positivo, poiché l'obiettivo di questo inserimento è appunto abbattere tutti i muri. Questi muri che sono tra la scuola, cioè il mondo degli studenti, e la realtà attuale, che è una realtà sempre in movimento, innovativa e non statica come la scuola tradizionale. E inoltre è molto importante, poiché allena appunto gli alunni a condividere, ma soprattutto a comunicare. E questo lo possiamo affrontare in tre ambiti, partendo da un ambito più ristretto, come per esempio all'interno della propria classe, fino ad arrivare a proprio la comunicazione tra più istituti. Per quanto riguarda la classe, all'interno della classe la condivisione grazie al tablet è resa molto più istantanea ed immediata. Infatti in pochi secondi, grazie a software come Dropbox piuttosto che Google Drive, gli appunti di una sola persona in pochi secondi diventano di pubblico dominio. Inoltre, credo che grazie al tablet i rapporti interpersonali all'interno della nostra classe si sono molto modificati, creando comunque un gruppo di persone molto affiatate e soprattutto sempre disponibili l'uno nei confronti dell'altro. E quindi, per quanto riguarda anche all'interno dell'istituto, l'inserimento del tablet, a mio parere, è un punto positivo, poiché c'è la possibilità di poter creare un cloud proprio a livello di istituto in cui tutti gli studenti possono confrontarsi con le altre classi e quindi proprio dividere questa... possiamo dire che tra classi differenti ci sono spesso dei muri, non si sa cosa succede in una classe piuttosto che con un'altra. Invece è un mondo più aperto con il tablet. Inoltre, sempre con la mia classe, l'anno scorso abbiamo deciso di pubblicare tutti i nostri prodotti finali sul sito internet, in modo da renderli accessibili sia agli alunni delle altre classi del nostro istituto, piuttosto che anche che a persone fuori dall'istituto. Infine, per quanto riguarda la condivisione tra più istituti, il tablet rende possibile questo progetto che stiamo iniziando per esempio con un nostro professore, che è un progetto molto ambizioso, che è quello di creare un prodotto finale lavorando su delle piattaforme come per esempio Wiki,
e quindi lavorando simultaneamente con ragazzi che appartengono ad un altro istituto. Quindi gli obiettivi di questo progetto sono quello di ridurre le distanze, ridurre i tempi, ma senza sminuire il lavoro fatto. E infine penso che il punto più a favore del tablet è che ci permette di confrontarci con gli altri. Noi non siamo più gelosi dei nostri lavori, ma condividiamo tutto ed è una cosa veramente fantastica. Grazie a tutti. Grazie Veronica, siccome a noi del Pro piace strappare, abbiamo un altro relatore, un altro supporter che è Fabio Bugini dell'Isola Galileo di Caravaggio. Buongiorno a tutti, sono Fabio Bugini della classe prima D appunto del liceo scientifico di Caravaggio e come altre classi del nostro istituto anche noi facciamo parte di questo progetto della sperimentazione digitale, cioè adottiamo un tablet in sostituzione al formato cartaceo. In questi primi mesi di scuola la nostra esperienza è molto positiva, quindi ci schieriamo a favore di questo progetto, anche perché guardandoci intorno vediamo che comunque tutto il mondo si sta muovendo questa dematerializzazione verso questa innovazione tecnologica. Infatti siamo circondati ovunque da tecnologie e quindi non può mancare neanche la scuola. In questo caso ci riteniamo anche fortunati perché ci facciamo da apristrada a questo processo che pensiamo che in pochi anni porterà tutta la scuola all'adozione di uno strumento digitale. E la digitalizzazione offre questa opportunità di collegarci con la società virtuale che si è creata e principalmente di esserne parte attiva. Anche dal punto di vista didattico, comunque, la nostra curiosità viene stimolata da continue ricerche, informazioni e notizie che noi possiamo fare sia inerenti al programma scolastico che non. Anche i libri di testo che abbiamo sul nostro tablet comunque si muovono in questa direzione, infatti abbiamo esercizi interattivi, schede multimediali che diciamo ci facilitano e ci fanno apprezzare maggiormente lo studio. È anche vero che alcuni libri però sono in formato PDF, quindi non riusciamo bene a sfruttarli al meglio, infatti possiamo solo sottolinearli. Inoltre abbiamo la possibilità di scaricare numerose applicazioni che ci permettono di farci apprezzare maggiormente lo studio. Infatti anche su consiglio dei docenti abbiamo scaricato delle calcolatrici e anche dei programmi per fare mappe concettuali e quindi per fissare bene i concetti in vista delle interrogazioni eccetera. Anche dal punto di vista pratico è un grande vantaggio perché alle medie o alle elementari eravamo abituati a portare sulle spalle comunque cartelle abbastanza pesanti, mentre col tablet è tutto più leggero e offre anche la possibilità di avere tutto il necessario in un unico dispositivo. E l'aspetto più importante è quello che il tablet favorisce comunque l'attività di gruppo, infatti non dovendoci scambiare appunti o fotocopie in forma cartacea è tutto più veloce, tutto più piacevole, anche attraverso Dropbox, che è questa cartella virtuale nella quale gli insegnanti possono caricare esercizi aggiuntivi, schede in più e anche, schede di approfondimento per il nostro studio. E anche noi studenti possiamo accedervi caricando i compiti che abbiamo svolto oppure caricando delle ricerche personali. E tutto questo rende lo studio, più piacevole, meno individuale e più condiviso. Grazie. Grazie Fabio, grazie. Allora, condivisione e possibilità di lavorare in gruppo sono per noi punti forti. Allora, voi avete schierato due, ma noi ne abbiamo una veramente agguerrita che è contro, ma non tanto contro. Chiara Pezzotti del Liceo di Stato. Microfono? Buongiorno a tutti, io sono, come è stato detto, del liceo Aristofane e intanto volevo ribattere a quanto è stato detto, perché noi durante la nostra esperienza abbiamo avuto difficoltà nell'uso degli ebook e anche delle applicazioni. Io stessa ho perso tutto il lavoro che avevo fatto l'anno scorso perché due delle applicazioni che usavo maggiormente non funzionavano più. Per quanto riguarda gli ebook, la possibilità di sottolineare è molto limitata, soprattutto con l'aggiornamento, e questo ci limita molto. Infatti 16 dei 20 ragazzi della nostra classe hanno dovuto comprare dei libri cartacei
in aggiunta a quelli che già avevamo in formato digitale, sostenendo di non riuscire a studiare in modo corretto su ebook. Inoltre è stato notato nella nostra classe che è facile distrarsi grazie all'iPad, infatti la velocità con cui si accede a applicazioni, a giochi, al social network ha portato a un altro tasso di distrazione sia durante le ore scolastiche che durante le ore di studio a casa. È facile obiettare a questo punto che sia una questione di maturità del singolo alunno, ma in realtà questo va a discapito anche di coloro che sono in grado di capire che questo non è un atteggiamento che vada a loro vantaggio. Infatti la parte della classe che usa questo tablet in modo scorretto va a rallentare anche la classe che lo usa in modo corretto. Infatti se anche metà della classe non riesce a usare in modo corretto l'iPad, anche coloro che eccellono nello studio sono rallentati. Inoltre è facile scambiarsi i compiti a casa e per questo si è creato anche una difficoltà all'interno dei rapporti fra professori e studenti, perché i professori ovviamente devono partire dal presupposto che noi non facciamo i compiti a casa, ma in realtà ce li passiamo. Per questo comunque per noi studenti, nel momento in cui abbiamo passato molte ore a studiare nel pomeriggio, quando poi arriviamo a scuola e ci viene detto che quei compiti li abbiamo copiati, ovviamente questo è un elemento che va a scalfire i rapporti fra professori e studenti. Anche per quanto riguarda quello che è stato detto, cioè la condivisione di informazioni e appunti, questo nel momento in cui si fanno dei lavori di gruppo può essere un elemento a discapito, poiché i professori non possono sapere chi ha lavorato di più e chi ha lavorato meno, quindi la valutazione può essere sbagliata. Inoltre abbiamo riscontrato dei problemi abbiamo riscontrato dei problemi nella vista, infatti 15 sui 20 dei nostri ragazzi hanno notato un abbassamento dei gradi della vista. E vabbè, grazie a tutti. Grazie Chiara, avete sentito la risposta, cioè qua siamo sull'uno pari, ce la stiamo giocando. Vero, condivisione contro distrazione. Prossimo giro, ebook abbiamo. Sì, sono stati citati, noi ne parliamo con Samuel Chabi dell'Istituto Facchetti di Treviso. Buongiorno a tutti, mi chiamo Samuel, ho 15 anni e frequento la classe seconda scientifico del liceo Facchetti di Treviglio. Mi rivolgo oggi a voi per convincervi dell'efficacia del digitale in classe. In particolare vorrei soffermarmi sulla realtà degli ebook in quanto prodotti finiti di un percorso di apprendimento e sul concetto di aula 3.0. Partirei proprio da quest'ultimo, dato che il nostro istituto si è dotato a partire dall'anno in corso di un arredamento e di una strumentazioni tali da favorire un lavoro sempre più cooperativo, interattivo e quindi partecipato. Ritengo infatti didatticamente funzionale un'aula organizzata in modo che ogni elemento si presti ad un approccio digitale, a partire dall'iPad alle RIM passando per l'Apple TV. Tutto naturalmente in cloud. Se a ciò si aggiunge
un'attività di ricerca e di approfondimento a gruppi, emerge ancora di più come un'aula 3.0 con le sue differenti tipologie di device permetta a ciascun componente del gruppo di mettere in campo la propria competenza specifica ed essere quindi una risorsa per il gruppo. Nelle varie fasi di lavoro, infatti, ciascun componente diventa protagonista di una delle fasi tecnologiche, come appunto la ricerca sul web, la digitazione, oppure anche la scelta delle immagini. E quindi questo rende il prodotto finale professionale, questo è sinonimo di soddisfazione personale. Per quanto invece riguarda gli ebook, l'efficacia è emersa soprattutto nel momento in cui l'utilità delle singole app come Keynote, Pages o Inspiration è confluita in un prodotto, quindi non finalizzato a se stesso. Inoltre, per sperimentare la multimedialità, abbiamo estrapolato dalle reti dei vari video e abbiamo cercato di sfruttare i widget, vale a dire le funzioni multimediali, messe a disposizione dal software iBook Author. Sempre nei termini cooperativi, nella fase di co-costruzione, un elemento chiave è diventata la collaborazione, in quanto ognuno doveva terminare il proprio lavoro nei tempi e nei modi stabiliti. Questo quindi suscitava una maggiore consapevolezza e responsabilità. Inoltre l'elemento dell'autoproduzione va nella direzione di ciò che avviene anche all'estero, come ad esempio nelle scuole californiane o in quelle canadesi, dove ormai il libro preconfezionato è stato sostituito da prodotti scritti ed editati dai docenti, talvolta in cooperativa con i ragazzi, calati da qualche tempo nell'interessante ruolo di studenti autori. Vi ringrazio per l'attenzione e spero di avervi insinuato il tallo dell'indiscutibile bontà del digitale in classe. Grazie. Va bene, questa volta replichiamo noi con la coppia di assi. Abbiamo due ragazzi del liceo Lussana, quindi del liceo di Pianola, Sebastian Strozzi e Martina Rosa. Finito. Giocate in casa voi, eh? Buongiorno a tutti, sono Martina e lui è Sebastian e frequentiamo il liceo scientifico Lussana in una classe iPad da 3 anni e siamo qua per esporre i problemi riguardo l'utilità dell'iPad a scuola. Cominciamo dai problemi legati al metodo di studio. Infatti il ricorso dell'iPad per studiare o fare ricerche risulta fin troppo dispersivo, quando invece in una classe tradizionale è il libro di testo, l'oggetto del materiale di studio di uno studente, in una classe che usa le tecnologie si devono svolgere ricerche su siti attendibili, che è una cosa non sempre facile, e poi studiare da più testi contemporaneamente. E secondo me l'iPad può essere un utile strumento di integrazione e di approfondimento, ma sorge ugualmente una domanda: a che cosa serve l'iPad se a scuola il professore può proiettare i suoi approfondimenti e collegarsi a internet, e a cosa serve a casa questo strumento se ormai tutti hanno un computer? Un altro problema è la distrazione. È vero che in ogni classe uno studente può distrarsi facilmente in qualunque modo, però l'iPad ne favorisce la distrazione con notifiche o mail che possono arrivare durante la lezione. L'ultimo problema è l'ultimo problema è il rallentamento del lavoro causato da malfunzionamento dello strumento oppure da accidentali errori da parte
dello studente che lo possono portare a fare, a perdere i suoi lavori e i suoi appunti. E adesso passo la parola a Sebastian che ci parla dei problemi legati alle infrastrutture. Sono Sebastian e parlo dei problemi legati alle infrastrutture. Prima di tutto la connessione a internet, ossia in classe molti professori e molte materie non utilizzano i libri di testo poiché siamo digitalizzati. E le fonti e i principali file da cui studiamo si trovano in Dropbox, ma se la connessione non funziona risulta difficile svolgere una lezione. Inoltre la mancanza di una rete efficiente impedisce agli alunni assenti di partecipare comunque con l'ausilio di FaceTime e Skype, che erano due applicazioni utili e rivoluzionarie in questo campo. Quindi la giustificazione che ci è stata data è rallenta la connessione dell'istituto, ma alla fine dei conti dovrebbe agevolare tutti e non solo alcune persone, soprattutto gli assenti che dovranno poi recuperare la lezione. Inoltre sorge spontanea una domanda: a casa, quando abbiamo dei dubbi, perché non possiamo comunicare in tempo reale con i professori attraverso mail, Facebook o chissà chi vuole anche con il cellulare? Infine, l'insufficiente numero di prese della corrente rende impossibile ricaricare tutti i dispositivi quando necessario e quindi anche impossibile l'utilizzo dei portatili. Inoltre i problemi legati al mondo della scuola, ossia che gli insegnanti molto spesso sono incapaci di affrontare questa nuova didattica, e ho visto classi e scuole utilizzare il tablet solo per leggere libri di testo, ma è davvero un'innovazione questa qua. I docenti sono sufficientemente pronti ad affrontare questa innovazione. Gli esami di Stato inoltre sono sempre più tradizionali e non permettono agli studenti delle classi con l'iPad di mostrare le competenze che hanno sviluppato nel quinquennio. Quindi all'esame come saremo favoriti da queste competenze che abbiamo acquisito? È davvero un vantaggio o è solo apparenza quella che risulta dalle classi con l'iPad? E le università infine, perché molti di noi andranno all'università, le università agevoleranno gli studenti con l'iPad, sapranno valorizzare quello che abbiamo imparato al liceo, e oppure si fermeranno sui preconcetti tradizionali? Grazie. Grazie. Direi che a questo punto praticamente abbiamo fatto l'enciclopedia di tutti i pro e anche dei contro possibili, nel senso che abbiamo ancora un pro e un contro. Vediamo un po' l'esperienza personale questa volta, cioè abbiamo sentito in generale, vediamo un po' invece l'esperienza personale, per esempio quella per il pro di Leonardo Verzieri del Patronato San Vincenzo. Sono Leonardo, sono al terzo anno del Patronato San Vincenzo e studio grafica. In terza media, avendo difficoltà nello studiare, nel leggere, mi hanno regalato un iPad e ho iniziato a utilizzare l'iPad a scuola per fare dei riassunti e per ingrandire il testo per leggere meglio. Andando avanti con gli anni e arrivando in prima superiore e in seconda, il professore di italiano mi ha proposto di utilizzare il tablet come vero e proprio quaderno, scrivendo quello che facevamo in classe, i vari riassunti e robe simili. Ho iniziato a usarlo e vedevo che mi trovavo bene, facevo meno fatica e quindi sono arrivato oggi a utilizzare pienamente il tablet in ogni suo vantaggio, nel leggere, nel dettagli per scrivere quando faccio particolarmente fatica, nel farmi leggere quando non riesco, e utilizzando il Note 8 ho la penna e mi permette appunto di scrivere, di sottolineare i libri che ho e queste varie cose. Grazie a tutti.
grazie. Quindi esce dal suo intervento la possibilità di personalizzare davvero l'apprendimento attraverso il tablet. Va bene, noi abbiamo un contro, una critica che è Martino Aymar del Leone XIII. Dove sei? Ma non vale, non va. No. Abbiamo il filtro, l'abbiamo già conquistato. Ma tu sei contro, eh? Vabbè, allora avete parato, cioè. Buongiorno a tutti, sono Martino Aymar dell'Istituto Leone XIII di Milano, una scuola dei Gesuiti, e esperienza col tablet che ci ha visti pionieri all'interno della nostra scuola di questo progetto. E dopo un entusiasmo iniziale ci siamo trovati un po' in difficoltà, ma comunque col continuo contatto con l'internet e il web abbiamo sviluppato alcune competenze critiche che ci servono molto, soprattutto al classico, nel giudicare l'attendibilità di una fonte. E in questo modo la nostra sperimentazione si è basata più sulle conoscenze che il tablet può dare, sulle competenze che esso ci può offrire. Grazie, siccome noi siamo leali, vediamo. Punti di recupero. Allora io chiamo l'aiuto della sala, se apriamo alle domande, insomma, anche molti di voi avranno opinioni pro o contro, esperienze personali. Pierangelo ed Emilia hanno microfoni e sono pronti a darvi spazio. Se mi aiutate con qualche mano alzata, vi facciamo parlare. Anche noi ci dividiamo. Emilia gioca a favore, io gioco. Emilia gioca io, che è nell'altra squadra. Pierangelo, per cui se c'è qualcuno che vuole dire qualcosa sulla criticità, dacci una mano. Ok. Se dite il nome e la scuola e pro contro per orientarvi. Inciso? Sì. Ok, sono Carlessi, insegno in due istituti della Bergamasca, l'Istituto Paleocapa e l'Istituto Maiorana di Seriati. Domanda, cioè nel dibattito non ho ancora sentito l'efficacia, cioè usare i tablet o no. È efficace a fine proprio della conoscenza e della competenza oppure no? Cioè è una cosa fondamentale soprattutto per gli studenti, cioè esco più preparato, riesco a prepararmi troppo vicino, riesco a prepararmi di più e meglio oppure no? Ecco, questo era la domanda. Comunque va bene il dibattito, io uso gli strumenti ma sono questo, scusa di Pierangelo, il tuo microfono, prova. No, adesso no, no, ti volevo segnalare. In questo caso la tecnologia è negativa. Pronto. Questo è decisamente una dimostrazione del fatto che quando la tecnologia non funziona diventa un elemento assolutamente negativo, quindi è un elemento a favore della nostra posizione. Va bene, no, la signora ha ragionissimo, l'abbiamo toccato tangenzialmente quel tema, ma è il punto di atterraggio di tutto quello che stiamo facendo, quello che state facendo voi, cioè gli studenti sono più preparati, alla fine no. Credo che uno dei nostri critici in qualche modo l'ha toccato, ha detto ma poi quando andiamo all'università siamo più bravi, uno ci giudicano, cioè ci danno punti e poi siamo più efficaci o no. Questa è la domanda sicuramente. Altri
Sì, no, io volevo rispondere un attimo a Pierangelo, perché dice, lui essendo il partito del contro, che se non funziona il microfono è colpa della tecnologia. In realtà abbiamo fatto una cosa, che il microfono si mette a fischiare così le domande sono brevi e anche le risposte, per cui la tecnologia ci sta aiutando anche in questo caso. E poi volevo dire una cosa, in realtà questo coso del pro e contro è molto divertente, però insomma io la vedo più come... Il digitale in realtà non si mette in discussione, nel senso che quello è la strada che va seguita. Quello che invece è importante fare è tirar fuori quelli che sono ancora le criticità dell'uso del digitale. Questo secondo me è il lavoro proprio molto interessante, oltre che gli aspetti positivi che si sta facendo stamattina. Quindi adesso io chiedo a qualcuno della sala che è invece assolutamente pro. Ci avete tutti i tablet, ho fatto un giro prima, ecco là c'è un pro. Il microfono arriverà, sì. Penso che arrivi qua, tieni sulla mano, alzati, qua, ecco, perfetto, ora vedrai che non fischia. Sono Giuseppe Sinatra, insegno presso Cometa Formazione a Como e progetto di formazione professionale. Io sono pro perché utilizzare per esempio WhatsApp, la mail con gli studenti permette di sostenere lo studio e di rispondere in tempo reale alle loro domande. Quindi cambia effettivamente il rapporto studenti-docente. Ok, però così ti tocca essere sempre raggiungibile. Però è anche una bellezza vedere gli studenti all'opera. Ottimo, bravo. Una bellezza vedere gli studenti all'opera. Questa va twittata, ragazzi. La possibilità di intervenire naturalmente è anche per tutti i ragazzi sul palco e c'è anche per gli esperti. Se c'è qualcuno che comunque vuole dare qualche criticità e coraggio. Adesso vediamo se fischia anche il nostro microfono. Buongiorno, io sono Paola e sono del liceo Darwin di Rivoli, scientifico. E io e la mia classe abbiamo partecipato attivamente al progetto 2.0 per 2 anni, la seconda e la terza, sbaglio, la terza è anche un anno molto importante e decisivo perché sarà un cambiamento radicale, penso che tutti siano abbastanza d'accordo, no? E noi abbiamo avuto un'esperienza particolare, nel senso che per quanto riguarda italiano e letteratura, che sono due materie che almeno di primo acchito non sono molto compatibili con la tecnologia, le abbiamo divise su due professori. Un professore assolutamente a favore della tecnologia, dell'uso degli iPad, eccetera, che ci faceva letteratura, e un'altra professoressa invece molto tradizionale, che con lei non si poteva neanche tirare fuori dalla cartella. Alla fine dell'anno, della terza, il risultato qual è stato? Che di letteratura noi non sapevamo assolutamente nulla, mentre negli iscritti siamo arrivati tutti a un livello buono. Quindi, noi non siamo pronti e non è pronta la scuola. E tra l'altro, nessuno qui ha sollevato il problema economico. Cioè, qui tutti hanno un iPad, io sinceramente no, e diversi miei compagni non ce l'hanno. E la scuola non ha i soldi, non ha soldi per la carta igienica nella nostra scuola. E voglio un iPad. Emile, hai sentito? Cioè, la carta igienica digitale carta igienica digitale non si può fare assolutamente. Anch'io compro la carta igienica per la scuola dei miei figli, però io vorrei chiedere a tutti quelli che in sala oggi hanno un iPad o un iPhone o un telefonino di alzarlo, così vediamo qual è la percentuale di prenotazione. Vi prego. Su, tutto. No, noi non riconosciamo il campione, non è stato assolutamente. Questa è la dimostrazione che... io devo giocare con... tu mi provochi. Abbiamo un intervento. Abbiamo un intervento dal palco, per favore. Era contro la tecnologia o contro il computer? Io ho un computer, uso
WhatsApp e i miei compagni parlo tranquillamente, ci scambiamo appunti e tutto. Ho computer, ho telefono, ho iPod, scusate, ho tutto. Però, ma secondo me il problema, cioè, i problemi sono due, sono reali. Sono il fatto che da una parte le risorse, e questo è un problema effettivamente che prescinde dalla tecnologia, dall'altra parte il problema grosso che sollevavi è il fatto che se non c'è un'omogeneità di approccio da parte dei professori è assolutamente negativo. Questo poi dopo ne parleremo anche con chi di didattica se ne occupa, perché anche questo è un problema effettivo. Vai. Quindi la palla è a te, perché i problemi sono grossi. Abbiamo un intervento qua. Che intervento? Prova? Ok. Io non sono d'accordo per vari aspetti. Innanzitutto per quanto riguarda l'efficacia, nel senso che o per la preparazione, voglio dire, stiamo mettendo in discussione questi aspetti. Non sono d'accordo perché noi lavorando con l'iPad o con tablet, comunque sia, lavoriamo per competenze. E ciò cosa implica? Implica il fatto che i contenuti li sappiamo ugualmente, anzi, a dirla tutta, penso che si approfondiscano certi aspetti che invece in un libro cartaceo si tralasciano. Quindi, oltretutto, oltre ad avere la possibilità di sapere il singolo argomento, possiamo, come appunto appena detto, approfondire. Inoltre, io sono dell'idea che secondo me, bisogna mettere a chiaro quelle che sono le priorità. Cosa significa? Nel senso che io sono dell'idea che la professoressa prima ha detto che non ci sono i soldi. Il problema è che qui, secondo me, si sta investendo in maniera sbagliata nei punti sbagliati. Cioè che, allora, voglio dire, la scuola è il fulcro, no? del nostro Stato, della società. E quindi se non si investe qui, dove si investe? Quindi... Okay. Lo scopo nostro, di noi studenti, non è tanto poi, cioè noi dobbiamo prepararci per un futuro, no? Di conseguenza questo futuro cos'è? È il lavoro. E io penso che il modo più adeguato per prepararci a questo mondo sia proprio avere questo tipo di approccio col tablet. Cioè, professor Maragliano, penso che possa dare anche un'opinione su questo tema. Il professor Maragliano. Allora, stavo dicendo che dividerei le domande che sono uscite, sono due filoni. Uno è la parte, diciamo, didattica, si impara o non si impara, e l'altro è la parte infrastrutture e investimenti. Io comincerei a chiedere proprio a te, Dianora Barbi, e alla dottoressa Graziani, di rispondere sulla parte didattica. No, il professor Maragliano. E anche il professor Maragliano. Sicuramente. Poi, ma sulla parte didattica io posso rispondere, cioè, no, io posso rispondere molto brevemente che quello che dico sempre, avere in classe delle tecnologie o degli iPad o un qualsiasi altro tablet e andare in classe e fare lezione in forma tradizionale, in effetti diventa un grosso problema, perché se non si cambia la didattica, e questo è il problema dei docenti, non è il problema degli studenti, e il tablet si pensa solo come lettore di ebook o una tecnologia per prendere gli appunti, ma il professore continua a fare la lezione in forma tradizionale, avere la tecnologia è un danno piuttosto che un bene. Quindi prima di tutto bisogna cambiare la didattica. Non ci sono dubbi. Lavorare per competenze, lavorare in gruppo, lavorare con gli studenti, scendere dalla cattedra, stare in mezzo a loro, ascoltarli, renderli protagonisti del loro sapere, questo è un nuovo modo di fare didattica. Molto brevemente, perché poi abbiamo veramente il privilegio di avere con noi il professor Maragliano, credo che sia il più indicato per dare delle risposte adeguate e scientificamente corrette a queste domande. Non posso dire nulla di diverso da quello che ha detto la professoressa Bardi.
La scuola in questi anni ha veramente tentato di portare avanti degli sforzi importanti per investire sulle tecnologie. È un periodo difficile, lo sappiamo, è un periodo in cui le riorganizzazioni delle risorse hanno toccato anche la scuola, però ci abbiamo tentato, la Regione Lombardia ha investito parecchio e questo ha trascinato anche enti e associazioni a investire nella scuola, a fare in modo che ci fossero delle dotazioni tecnologiche adeguate. Certamente mi piange il cuore e lo dico con molta sofferenza quando mi capita di entrare nelle scuole e trovare queste strumentazioni impacchettate che giacciono nel sottoscala. Questo veramente grida vendetta, perché poi giustamente ci si lamenta che mancano altri importanti strumenti o materiali di consumo di prima necessità, però a volte vedo che vengono acquistati questi materiali a ottobre, novembre, e ad aprile non sono ancora stati spacchettati. Lasciamo stare la formazione, lasciamo stare gli aggiornamenti. Qui veramente dobbiamo chiedere un grande sforzo, un grande salto di qualità a quello che è tutto il nostro corpo docente, perché sono il motore attraverso il quale veramente deve girare questo grande ingranaggio. E io credo anche che lo stimolo a questo cambiamento debba assolutamente avere l'input degli studenti, perché credo che voi siate una parte in gioco importante per cercare di smuovere questo sistema e per richiedere a gran voce anche che vengano messe in campo delle metodologie adeguate a quelli che sono i vostri stili di apprendimento, perché siete voi che dovete poi avere successo nella vita. Professor Morellano, allora da una parte gli spacchettamenti, dall'altra però l'assimilazione degli studenti, che la distrazione è facile. Abbiamo sentito quest'ultima frase. Puoi ripetergli la domanda? Sì, lo ripeto. Non si sente benissimo lì dietro, quindi ogni tanto non... La tecnologia... Praticamente abbiamo il problema, diciamo, dalla parte degli adulti, dei docenti, dallo spacchettamento del dispositivo a tutta la formazione e quindi tutta la parte didattica. Dall'altra però, onestamente, prima gli studenti avevano anche segnalato che distrarsi è molto facile. Ecco, questo è un tema oggi molto molto popolare, cioè che l'associazione tra il digitale e la distrazione. Ora, in bocca. Credo che sono abbastanza anziano da poter dire che tutte le generazioni che sono passate dentro la scuola hanno avuto dei momenti di distrazione, anzi, diciamo, si sopravvive alla scuola proprio perché si riesce a distrarsi durante la mattina. E certo, questo strumento oggi consente maggiori distrazioni, però il dramma e il bello di tutto questo è che mentre ti distrae arricchisce te stesso. Cioè, io credo che la distrazione per la prima volta diventa un elemento positivo, cioè la capacità di collegare questo a quest'altro, la capacità di muoversi, la capacità anche di uscire dagli schemi che non vanno più per i tempi che stiamo vivendo, gli schemi per esempio degli orari, gli schemi della divisione per discipline, gli schemi che ti costringono a dividere quello che tu sai perché vivi la vita fuori della scuola e quello che invece la scuola ti impone di sapere, e che non ci sia comunicazione tra questi due mondi è un fatto assolutamente drammatico. Stamattina, venendo qui, stavo con dei ragazzi, ascoltavo che cosa dicevano, cosa si dicevano tra di loro, non parlavano di scuola ma parlavano di apprendimento, cioè parlavano delle esperienze che avevano fatto e che cosa uno era riuscito a fare e lo comunicava a quell'altro. Quindi il loro tema, il vostro tema quotidiano è il tema dell'apprendimento. Allora, una scuola che non riesce a entrare in sintonia con questa esplosione dell'apprendimento, è stato detto anche come critica, no? È una scuola che è inevitabilmente destinata a creare disagio, a creare problema. E non a caso mi sembra di capire che tutte le obiezioni che sono venute non sono venute riguardo all'uso del digitale o riguardo all'uso delle macchine, cioè, ma sono venute riguardo alla incapacità della scuola di acquisire questo uso positivamente.
Io credo che questo è il vero problema. Certo è un problema drammatico, perché non riguarda la scuola, solo la scuola di Bergamo o la scuola italiana, è un problema che riguarda un po' tutte le scuole, perché la scuola è un'istituzione che almeno in certi paesi ha avuto una grande nascita e un grande impianto positivo 2 secoli fa. Il problema è che è rimasto a quel tipo di impianto, è rimasto a quel tipo di impostazione. Se ci pensate bene, 2 secoli fa l'unico strumento che permetteva di riprodurre il sapere era la stampa. Non c'era la radio, non c'era la televisione, non c'era internet, non c'erano i dischi, quindi non era possibile riprodurre il suono, non era possibile riprodurre le immagini, no? E quindi si riproduceva soltanto la scrittura. Quindi una scuola era una scuola che praticamente insegnava, faceva apprendere esclusivamente tutto quello che poteva passare attraverso la scrittura. Ma questo era giusto 2 secoli fa. Oggi non è più giusto. Anzi, è drammatico il fatto che oggi si mantiene quell'impostazione. Io non sono contro la scrittura, sono contro una scrittura che invade tutto e che non lascia spazio ad altro. Siamo a Bergamo, mi sembra che ci sia nato qualcuno qui, mi sembra che nel mondo, per esempio l'Italia, sia conosciuta per cose che vanno al di là della scrittura, no? Per le immagini, per i suoni, per il territorio. Ecco, tutto questo nella scuola non c'è. Mi permettete soltanto un piccolo esempio, proprio un po' così, cioè voi tutti conoscete Macbeth, perché comunque insomma sapete, Macbeth conoscete, avete mai sentito parlare di Macbeth? Dite sì, altrimenti poi mi rovinate la battuta, sì. Allora, Macbeth è un personaggio di Shakespeare. Ecco, Macbeth Shakespeare. È un'opera di Shakespeare, opera nel senso, cioè, è un'opera teatrale di Shakespeare. Oggi, nel mondo, viene più rappresentato il Macbeth di Verdi che il Macbeth di Shakespeare. Cioè Verdi ha fatto un'opera, Verdi è un italiano, ha fatto un'opera lirica ispirata al Macbeth di Shakespeare. Oggi nel mondo si rappresenta più il Macbeth di Verdi che non il Macbeth di Shakespeare. Non solo, il Macbeth di Shakespeare viene rappresentato in diverse lingue a seconda del paese in cui viene rappresentato. Il Macbeth di Verdi, che è cantato in italiano, viene rappresentato soltanto in italiano. Credo che questo sia un esempio per mostrare quanto la scuola è lontana da questo mondo, che è poi il mondo attuale. Oggi con questi strumenti noi abbiamo la possibilità di diffondere sapere anche attraverso i suoni, come sapete bene, sapere attraverso le immagini, sapere attraverso i film, sapere attraverso l'operatività. Ed è questa la novità, però hanno ragione loro. A questa novità la scuola non è ancora sufficientemente pronta e quindi bisogna veramente darsi da fare, tutti, a cominciare dalle famiglie, a cominciare, io direi, anche dai nostri intellettuali che spesso scrivono delle stupidaggini a proposito del digitale, ecco, per far veramente entrare il digitale nella coscienza, nella cultura di tutti noi. Poi altre cose ce le diremo. Grazie. Susanna, credo che noi però stiamo lasciando da parte una delle critiche, io devo fare il difensore della critica, è vero, c'è la rivoluzione didattica, l'upgrade didattico, ma c'è anche la questione strutturale, e arrivo anche da voi, molti di voi, sia pro che contro, hanno segnalato in realtà di aver perso il vostro lavoro perché l'app non funzionava, eccetera. Quindi vi do il microfono, facciamo un brevissimo esercizio. Chi ha avuto problemi con app, ha perso lavori? Perché qui c'è un terzo attore che è il partner, cioè in questione tecnologica. Chi è che ha perso pezzi del suo lavoro, ha avuto problemi, rallentato? Beh, insomma, c'è qualcuno che ha alzato anche 2 mani, quindi... Quindi questa qui è una domanda per gli attori tecnologici e gli editori. Diamo però anche la parola. Vai. Funziona? Sì. No. Volevo dire, riguardo al fatto che a quanto pare la scuola non è ancora pronta, per questo
per questa introduzione del digitale, ma se non iniziamo la scuola non sarà mai pronta, perché come ci insegna in qualunque ambito la storia, per abituarsi a qualcosa bisogna che passi del tempo, e quindi se magari nell'istruzione momentaneamente possono essere un intralcio delle cose, come ad esempio la connessione che facilita la distrazione, andando avanti col tempo sarà la normalità, lo studente non sarà più stupefatto da questo grande mezzo che permette qualunque tipo di distrazione, sarà una normalità, e quindi avrà il tempo di rendersi conto che la scuola è utile non soltanto in quelle 5 ore che passa tra quattro mura ascoltando un professore che parla, ma è utile nella vita che poi andrà avanti. Riguardo oltre al fatto a cosa potrebbe servirci in futuro, noi lo sappiamo bene che il progresso chiaramente non parte mai soltanto dai livelli più bassi. Io sono certo che le università accettino tranquillamente un lavoro col digitale, perché non prepara né di meno né di più, prepara esattamente nello stesso modo, ma presenta vantaggi pratici che abbiamo elencato prima, e oltretutto andando avanti col tempo, perché no, potrebbe anche presentare enormi vantaggi. Posso un intervento? Allora, io sono Giacomo Caldara della seconda C del liceo classico di Alessandro di Como. L'altra volta. Allora, noi parliamo di una nuova coscienza della civiltà, la tecnologia che verrà poi intromessa nella nuova società. Ma concretamente, noi, prima di entrare nella vita e nella nuova civiltà tecnologica, dobbiamo fare un esame di stato che viene fatto con le penne, con i fogli e con la scrittura a mano, che è la cosa più importante. Cioè, io non sto dicendo, mettendo in discussione il ruolo della videoscrittura, ma l'esame di stato, oggi come oggi e anche dei prossimi 3-5 anni, viene fatto e verrà fatto con le penne e con i fogli. E poi un'ultima cosa riguardo all'alzata dei tablet, che al tablet alzi la mano. Allora, qua ci sono scuole che hanno avviato dei progetti di avviamento al digitale, ma se noi facessimo una cosa del genere su scala nazionale non so quanti alzerebbero la mano col tablet, eh? non lo so, questa è una cosa importante. Grazie. Scusa, posso rispondere io un attimo sulla questione dell'esame di maturità? L'esame di maturità è chiaro che è ancora un esame di maturità di tipo tradizionale, ma la modalità con cui si può andare a fare l'esame di maturità non deve essere necessariamente un metodo tradizionale. La prima classe che noi abbiamo avuto con gli iPad era una quarta liceo, iniziata nel 2010. Nel 2011 questi ragazzi sono andati a fare gli esami di maturità, all'epoca senza i libri, con percorsi trasversali tra tutte le discipline, utilizzando gli iPad come strumento di lavoro e producendo loro degli ebook che sono stati il fulcro del loro studio e del loro lavoro. L'esame di maturità è stato un esame di maturità tradizionale, erano abbinati ad una classe tradizionale, sono stati in grado perfettamente di svolgere il loro esame di maturità. Sai qual è stata la cosa più bella di quell'esame di maturità? Che i miei studenti, normalissimi ragazzi, ti assicuro, non eccezionali, hanno avuto un giudizio da parte della commissione di questo tipo: sono molto più originali, hanno delle grandi capacità di approfondire loro gli argomenti, ma soprattutto sanno interrelazionare tra di loro i vari argomenti, che è quello che alla maturità, esame di maturità, si richiede. Quindi si può affrontare benissimo l'esame di maturità nella stessa identica maniera, perché le conoscenze sono sempre quelle, forse svolte in una maniera più approfondita se tu fai una didattica di tipo diverso. Quindi non c'è la necessità, l'esame di maturità non deve essere visto come un momento di negazione dell'utilizzo della tecnologia. Attenzione, se noi continuiamo, e questo lo dico sempre, a focalizzare la nostra attenzione sulla tecnologia e non sulla didattica, è chiaro che la tua obiezione è correttissima. Ma se noi pensiamo alla tecnologia solo come uno strumento, come può essere il libro, la penna, la carta, il quaderno, che ci serve per sviluppare una didattica nuova e un modo di fare scuola diverso, dove il ragazzo diventa veramente protagonista, allora il focus è la didattica. Okay. Il focus deve essere la didattica, che puoi fare senza e con le tecnologie.
se lo fai senza le tecnologie hai un certo risultato, con le tecnologie è molto più velocizzato e hai dei risultati migliori. Va bene, questa è la sua esperienza, io non metto in dubbio che lei abbia avuto dei ragazzi speciali molto bravi. No, ma... non ragazzi speciali, no. Va bene, questa è la sua esperienza, ora le dico la nostra di esperienza. Anche noi abbiamo delle classi che hanno sviluppato la tesina in... proprio del corso di comunicazione, che è stato avviato forse 5 anni fa nel nostro liceo, che hanno sviluppato la tesina in forma multimediale e che all'esame di Stato si sono trovati a, nel momento appunto del colloquio, a non riuscire a spiegare, a cogliere tutti gli aspetti di cui avevano bisogno, proprio perché non avevano avuto una preparazione adeguata a causa di questa preparazione multimediale tecnologica. Ma no, ma scusami, io non sto parlando di una tesina multimediale, la tesina multimediale la fanno tutti, io sto parlando di una didattica in classe completamente diversa. Non è la tesina multimediale, ma sono i ragazzi che lavorano in gruppo, i ragazzi che interscambiano documenti, che fanno ricerche, che prendono soldi, che le condividono, è una didattica diversa, non la tesina multimediale. Facciamo concludere. Io sono un compagno di Giacomo, mi chiamo Edoardo Caldarelli e volevo contribuire al suo intervento presentando un'obiezione. La professoressa ha giustamente criticato il riferimento ad una tesina multimediale, ma nel momento in cui all'ultimo anno di scuola gli studenti sono portati a spendere energie e forze per la realizzazione di un sito web che poi nel momento del colloquio viene derubricato a livello di un puro intrattenimento, è veramente anche frustrante per lo studente che ha speso energie, forze, si è relazionato con i compagni, ha condiviso materiale, ma alla fine non è riuscito ad ottenere niente e si trova comunque a dover sostenere una prova che è un colloquio frontale con la commissione che non accetta di fare riferimento anche ai supporti multimediali. Credo che l'esperienza individuale sia la vostra esperienza e credo che sia una cosa con cui dobbiamo fare tutti i conti. Il punto di Dianora, che mi sento, anche se contro il digitale, mi sento chiaramente di sostenere per amore di correttezza, è che quando si dice didattica anche la valutazione deve essere integrata in questa didattica. Nel vostro caso forse c'è stata una sfortuna e una scorrettezza, mi permetto di dire, nel non considerare quel tipo di lavoro, cioè, però non è colpa, come dire, dello strumento, ma è colpa poi di chi ha impostato le regole del gioco. Questo siamo d'accordo che dobbiamo lavorarci di più. Comunque, in conclusione, è tutta una questione di tempo. Non si può pretendere che da subito si parta in quarta, come si usa appunto dire. Noi stiamo cambiando, siamo nati col cambiamento e la società cambierà con noi. Tutto prima o poi si riuscirà a sincronizzarsi. Siamo ancora, noi ci chiamiamo proprio così, le sezioni sperimentali. Quindi è naturale che si riscontrino criticità, punti deboli, ma andando avanti, questo è il progresso e questo diventerà la scuola. Possiamo fare ancora un intervento, poi facciamo un break fino alle 11:15 e poi ci troviamo tutti qua. Attenzione che durante l'intervallo vi chiediamo tutti di uscire tranne le persone che hanno il badge, quindi dobbiamo più uscire dalla sala e poi ci ritroviamo. L'ultimo intervento. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Delfre Elisa e sono del liceo classico. Del liceo classico di Treviglio e sono dell'idea che il vero sapere, se è così, lo si debba costruire insieme, quindi studenti e insegnanti unanime. Quindi penso che proprio sia l'insegnante che si debba mettere in gioco con questo strumento, perché è uno strumento molto utile. E se l'insegnante si mette in gioco, io riesco a capire molto meglio la materia, riesco a interessarmi di più
Infatti io ho una professoressa di matematica che, essendo difficile insegnare matematica con questo strumento che è appunto l'iPad, lei, mettendosi in gioco, riesce a farci vedere video, a scrivere perfettamente con l'iPad. Io mi sento più interessata, ho avuto risultati migliori, e che quindi siano proprio le professoresse che si devono mettere in gioco per il nostro futuro. Abbiamo una risposta sull'esame di maturità da parte di un preside. Si sente? Volevo rispondere a quel ragazzo di Como, Caldara, e poi anche all'altro, sempre credo dello stesso istituto, perché hanno sollevato un problema vero. Però voglio dirti molto tranquillamente che quel presidente di commissione e quella commissione d'esame non ha saputo organizzare l'esame. L'esame deve essere organizzato tenendo conto di raccogliere tutte le positività molto diverse, perché ci sono nella commissione il 50%, come sanno tutti, che sono esterni. Si va in un altro istituto, il presidente è esterno e deve evidentemente mettersi in una posizione professionale di ascolto di tutte le competenze, di tutte le cose buone, è chiaro, discriminandole rispetto alle cose cattive, che perché lì, quello è il suo lavoro. Quella commissione non ha saputo fare bene il suo lavoro. E volevo dire una cosa: è chiaro che ci vuole una certa gradualità, perché una selezione come quella che si fa per gli esami di maturità, che non è specifica, non è specificamente collegata alla conoscenza e all'uso di queste nuove tecnologie, non facendo ovviamente questa selezione, ci può essere un po' di tempo in cui qualche rischio, il rischio lo si corre sempre negli esami di maturità, e quindi fa parte del gioco. Quindi io direi che non è una ragione buona per non fare un progresso su questo, su questa strada. Però puoi avere ragione nel caso specifico, perché quella commissione non ti ha dato, non ha dato a quei ragazzi soddisfazione. Purtroppo non è la prima volta, non sarà l'ultima volta, speriamo che succeda sempre di meno. Vi ringrazio. Grazie. E su questo tasto centrale, che magari riprendiamo dopo, cominciamo. No. Così, tutti gli interventi non sono persi, ma li riprendiamo dopo, cioè esattamente. Allora, i docenti che hanno bisogno dei certificati di esonero per la giornata di aggiornamento li possono richiedere alla reception. Poi fuori ci sono gli stand che intanto potete visitare di tecnologie e case editrici. Grazie, ci rivediamo per quanto loro. Partito dal punto in cui l'avevamo lasciato. C'erano già delle mani alzate tra il pubblico che avevamo lasciato in sospeso. Ci sono delle hostess con più di un microfono, per cui prego poi le hostess di pattugliare un settore per uno in modo da essere molto veloci negli scambi. E praticamente erano rimaste aperte dalla prima parte del dibattito sostanzialmente due questioni: quello della valutazione dell'apprendimento digitale rispetto alla valutazione tradizionale, soprattutto in caso di esami, quindi fuori dal lavoro di classe ma di fronte a una valutazione esterna, e l'altra cosa fondamentale, il materiale, cioè tutta la parte più tecnologica, sia le infrastrutture delle scuole, quindi la possibilità di attaccare sufficienti dispositivi, eccetera. Scusami, ti interrompo un attimo. Ragazzi, scusate, silenzio, grazie. Non serve la tecnologia per distrarvi, a quanto pare. Potete prestare attenzione un attimo a Susanna? Grazie.
Fantastico. Allora, ripeto tutto da capo? Ripeto tutto da capo, così imparate a stare distratti. Allora, la parte precedente è finita su due filoni. Uno, quello della valutazione, soprattutto in sede d'esame, dell'apprendimento digitale rispetto a quello tradizionale. E quindi, a coda di cometa, lo studio tradizionale individuale rispetto allo studio condiviso che si fa con il digitale. L'altra grossa questione della quale direi possiamo concentrare, se sei d'accordo Guido, la seconda parte della mattinata è la parte tecnologica, quella delle infrastrutture. Si è parlato di materiale perso, si è parlato di scuole che non supportano a sufficienza l'attacco dei dispositivi, c'è un problema generale proprio di sbilanciamento da questo punto di vista. C'erano delle mani alzate che abbiamo lasciate lì sospese, che prego di rialzare, ci sono le hostess in sala con i microfoni, riprendiamo da lì e poi c'erano anche tra di voi degli interventi in attesa. E poi Guido, per favore, ripresenta tutti gli esperti in modo da sapere. No. Sì. Ripresentiamo i nostri esperti. Roberto Maragliano e Frida Brioschi li avete già visti e li conoscete. Ecco lì, Frida li ha zittito efficacissimamente. Abbiamo anche con noi Stefano Ferrari dell'Università di Crema, Daniano Airoldi di Magnetic Media Network, Davide Bigoni di Samsung, tra gli editori che se vorremmo sentire anche loro, perché stamattina ci sono stati diversi riferimenti, Valentina Gabusi di Zanichelli, Maria Vittoria Alfieri di RCS e Fabio Ferri di Mondadori. Per Impara Digitale naturalmente la Dianora c'è sempre Dianora, grazie. Il dottor Sergio Piazzolla dell'ASL di Bergamo, diversi di voi anche durante l'intervallo mi hanno detto ma gli occhi ci fanno male, quindi quello è un altro tema. Gualtiero Carraro per Telecom Design e Maria Grazia Esposito di ANCI Spredil, quando si parla di infrastrutture è importante. Last but not least, Marco Bernardinelli di Microsoft. Eccoci. Riprendiamo la parola, ok, già vedo una mano alzata lì, di una nostra amica. Allora, buongiorno, sono Arianna della Scuola d'Arte Andrea Fantoni, seconda BOGM. Vorrei dire una semplice cosa, che non è che la scuola non è pronta per avere un tablet, ma è lo strumento tablet che è molto limitato. Anche nella nostra scuola abbiamo avuto un'esperienza vedendo che comunque la scuola è pronta, ma il tablet limita moltissimo. E anche che comunque anche gli strumenti, i libri, quelle cose lì si arrestano e sono molto difficili anche per lo studio. Ne raccogliamo tre, poi cerchiamo di rispondere. Sono Camilla Vanadia della Liceo Glazio Veri Scavani di Roma e volevo collegarmi a quello che ha detto l'altra ragazza. Infatti, per i prossimi sta affrontando
il fatto che invoglia gli studenti con mappe concettuali e altre applicazioni a studiare, ma non si sta concentrando sullo studio in sé, perché io con gli strumenti che mi sono stati offerti, mi sono stati consigliati, non sono stata in grado di sfruttarli al meglio, perché ad esempio i libri non sono fatti in modo specifico per delle sezioni tablet, perché sono delle foto dei libri cartacei, non hanno alcuna funzione in più. E io per esempio per un compito di storia mi sono ritrovata a dover stampare 200 anni di storia, perché non riuscivo a studiarle sull'iPad. Sì, buongiorno, sono Don Luciano. Abbiamo una piccola esperienza che forse può essere utile per il discorso economico. In una nostra prima media abbiamo calcolato. Siamo più di sotto. Ok. Abbiamo calcolato che ogni anno i ragazzi spendono 300 euro. Ce la mettiamo degli iPad, ma anche i microfoni, insomma, fanno il loro, devo dire. Prova, sì. Niente, ogni anno i ragazzi spendono 300 euro circa di libri cartacei. Non tutti i libri vengono usati, io nel mio ricordo ho dei libri ancora. Ok, cominciamo. Tecnologia che funziona. Abbiamo desistito dalla domanda per problemi tecnologici, quindi comunque il senso si è capito. Diciamo, c'è un'equazione, si spendevano per la carta, il digitale costa, ma si spendeva per la carta, se posso riassumere così. Vogliamo fare un giro di risposte? Un giro di risposte, device che non funzionano, si scaricano, che sono troppo costosi. A questo punto sono io senza gelato. Guarda. Ecco, salve, sono Damiano Iroldi, Wikipedia, membro del direttivo di Pare Digitale. Mi occupo in particolare della parte infrastrutture, nel senso che ci siamo resi conto che infila tutta una serie di problemi che riguardano la didattica, la formazione dei formatori, i contenuti, che sono un elemento importantissimo. Chiaramente portare un sacco di tecnologia all'interno delle scuole è un grosso problema se la scuola non è preparata a accettarla, a riceverla questa tecnologia. Avere 100 tablet che consultano internet senza che ci sia un adeguato collegamento a internet è un grosso problema, non funziona, semplicemente non funziona. Però gli strumenti ci sono, io penso di aver visitato decine e decine di scuole, posso dire che nella stragrande maggioranza dei casi ho trovato letteralmente sprechi, cioè infrastrutture create a spizzichi e bocconi nel tempo, legate in buona parte al fatto che non si è preparati, e questa non è una colpa della scuola, è qualcosa che va guidato. Però ci sono le possibilità, è possibile creare reti wifi che funzionino, che siano in grado di gestire decine e poi centinaia e poi magari migliaia di collegamenti. È qualcosa di perfettamente realizzabile, si realizza tutti i giorni nel mondo del lavoro, quindi è assolutamente possibile farlo nel mondo della scuola. Vi dirò di più, esistono aziende, tecnologie che sono pensate per la scuola, cioè wifi pensati per le scuole, quindi con strumenti pensati per esempio per essere utilizzati dai docenti che non hanno motivo di dover essere dei tecnici per poter spegnere e accendere una classe durante una fase determinata della lezione. Quindi gli strumenti ci sono, si tratta semplicemente di adottarli e di spendere i soldi in modo ragionevole. D'altronde credo, e chiudo, che nessuno oggi costruirebbe una casa senza impianto elettrico, no? E non mi dovrei stupire se faccio una casa con impianto elettrico volante e poi attacco gli elettrodomestici e prendo la scossa, no? E quindi perdo i dati oppure non riesco a fare quello che devo fare. Si tratta di fare la casa con l'impianto elettrico giusto.
probabilmente i primi impianti elettrici dell'inizio secolo Novecento non erano fatti al meglio, ci vuole del tempo. Ecco, ma questi, come dire, standard, perché poi insomma voi tecnologi parlate di standard, di piattaforme, ci sono, sono codificate? Perché quello che spesso io sento da profano, da giornalista, è che dice sì, sappiamo che c'è, ma poi dobbiamo scegliere. È un problema semplicemente di affrontare la problematica in modo corretto. Parliamo di standard di mercato, semplicemente invece di costruire reti wifi, se facessimo un censimento, sarei curioso quante scuole hanno creato reti wifi con hotspot comprati al supermercato, lasciami dire, con magari miriade di oggetti sparsi per la scuola pensando che quella sia la soluzione. Il wifi non si costruisce così. Si costruisce in modo diverso e si possono ottenere grandi prestazioni, per esempio. Il wifi di solito è associato a una roba che va male, è lenta, ci si collega con difficoltà, non è senza dubbio uno strumento da cui ci si aspettano prestazioni. In realtà non è così. Lo standard, per esempio, è uno standard molto più moderno del protocollo di rete fatto sui cavi, che ha 40-50 anni, quindi offre possibilità e funzionamenti decisamente superiori al cablaggio tradizionale. In più, problema che abbiamo rilevato all'interno delle scuole, per esempio per la problematica del registro, non richiede il cablaggio, il filo. Oggi all'interno delle scuole portare il filo all'interno delle classi è complesso. Il wifi arriva senza necessità di cablaggio ed è un grosso vantaggio. Grazie. Sulla questione costi, qualcuno degli editori vuole rispondere? Costa di più il digitale, costa troppo? Allora, buongiorno a tutti, sono Valentina Gabusi di Zanicelli Editore e lavoro nella divisione media digitale. Il digitale, per quanto riguarda almeno Zanicelli, ma credo di poter parlare anche per gli altri editori, non costa di più, però è una domanda interessante e sono contenta di rispondere. Per quello che riguarda Zanicelli abbiamo due linee di prodotti. Uno è il libro di carta più il digitale, perché comunque crediamo che l'uso del libro di carta sia ancora abbia senso e come strumento si possa propendere verso un uso ibrido, il digitale quando serve, il libro di carta quando ci si deve concentrare, e il costo dell'ebook è compreso nel libro di carta. Poi dopo c'è l'opzione solo file digitale, quindi soltanto ebook. Abbiamo due fasce di prezzo, una un pochino più alta e un pochino più bassa. Comunque quella più alta costa il 70% del libro di carta più IVA. Questo che cosa significa? Che costa meno? Vi faccio un esempio. Un libro di geografia per la scuola media, carta più digitale, costa 20,50 euro. Il solo file ne costa 19,40. Un libro di chimica può costare 32 e il libro invece digitale 30. Allora la vera domanda è perché c'è questa differenza così piccola rispetto al file digitale? E ci sono due ragioni fondamentali, una fiscale e una produttiva. Diciamo, quella fiscale dipende dall'IVA. L'IVA applicata ai libri di carta è del 4%. L'IVA applicata ai libri digitali è del 21%, quindi se ci fosse la stessa IVA capite bene che il libro digitale costerebbe sensibilmente di meno. Poi c'è un altro aspetto che è quello produttivo per gli editori. I libri digitali costano. Noi ogni anno spendiamo centinaia di migliaia di euro per potenziare le nostre piattaforme, che sono gli ambienti in cui voi scaricate i libri di testo, per mantenerli, perché i bachi sono sempre dietro l'angolo, l'app di Gmail ha dei bachi, perché non dovrebbe avere quella di Zanicelli, quindi soldi spesi per mantenere questo genere di prodotti e per migliorarli. E poi dopo ci sono dei costi di realizzazione dell'oggetto del libro digitale. Anche qua ci tengo a darvi qualche esempio di costo. Per creare un libro digitale, per come lo facciamo noi, quindi con tutti gli esercizi interattivi, audio, video inseriti, un esercizio interattivo a noi costa circa 15 euro. In un libro d'inglese, ad esempio, che è tutto fatto di esercizi, ce ne sono almeno 2000. Quindi a volte una voce di costo di un libro digitale può raggiungere i 20-30 mila euro e un intero libro digitale può essere anche intorno agli 70-80 mila euro.
un costo dei video, per esempio, tra i 200 e i 1000 euro al minuto, e magari nel libro di biologia ce ne sono 20-30 tra video e animazioni. Quindi queste sono un po' le due ragioni. In sostanza, il digitale non costa di più, costa leggermente meno del libro di carta a causa dell'IVA e a causa del fatto che comunque produrre digitali di qualità, mantenerlo, eccetera, ha comunque dei costi forti per noi editori. Grazie. Grazie, devo dire che quella dell'IVA al 22% sul libro digitale in effetti è un bel problema e è un bel punto di discussione, credo, anche per chi vuole spingere riforme su quel fronte. Io vorrei, so che ci sono molte domande, vedo molte mani, però vorrei far dire qualcosa anche ai nostri amici di Samsung, perché vi hanno tirato in ballo spesso dicendo ma il mio tablet, quella app non scarica, eccetera. Buongiorno a tutti, io sono Igoni Davide di Samsung e mi occupo in Samsung di prodotti e di soluzioni. Perché sono qui oggi? Innanzitutto grazie dell'invito. Mi preme trasferirvi quello che è il pensiero mio e dell'azienda. Allora, il tablet, così come il PC che ho o lo smartphone, sono mezzi tecnologici che mi consentono di accedere a contenuti, informazioni, mi consentono di studiare meglio, di accedere a un set di informazioni che diversamente mi sarebbe impossibile accedere, ma non sono di per sé la soluzione al problema. I tablet, così come i PC, se lasciati nelle mani semplicemente degli studenti, non adempiono al compito per cui sono stati pensati in ambito educational, devono essere inseriti all'interno di una soluzione, all'interno di un ecosistema che stia in piedi e che consenta l'utilizzo intelligente del device. Vi faccio un esempio, noi in ambito elementare e medie abbiamo una soluzione, per esempio la Samsung School, che consente di monitorare cosa sta facendo lo studente, bloccare il device, controllarlo, scelare le informazioni in maniera controllata, non avere la necessità di internet presso la struttura. È chiaro che le soluzioni stanno arrivando. Quello che noi abbiamo visto è che non è sufficiente attrezzare la classe e dire ok, partite, iniziate, perché in realtà nell'arco di una settimana quei device, come si diceva prima, vengono abbandonati a se stessi. Quindi non è così che bisogna fare, ma bisogna entrare all'interno dell'istituto e attraverso partner fare training ai docenti, fare training agli studenti, coinvolgere l'intera struttura scolastica e metterla nelle condizioni di operare. Prima si parlava del discorso della perdita dei dati. Chiaramente in ambito elementare e medio non ci si può aspettare che il ragazzo si preoccupi di fare il backup dei propri dati. Infatti in questo ambito perché è il discorso di una soluzione? Perché è la soluzione che in questo caso previene queste problematiche. In ambito liceale o universitario è una realtà con cui invece bisogna al momento averci a che fare, perché succede anche abitualmente in ambito del mondo del lavoro. Io 2 settimane fa ho perso tutto il mio archivio di mail, ad esempio, colpa mia. Però è chiaro che sono abitudini di utilizzo, prima era sul PC, adesso è sul tab, che sono fondamentali acquisire perché vi torneranno utili all'interno dell'ambiente di lavoro. Attualmente noi in azienda stiamo fortemente riducendo l'utilizzo dei PC e ci stiamo spostando su device mobili, quindi su tablet. Ormai il concetto di tab in ambito di lavoro sta diventando un must. La soluzione di educational, quella che noi adottiamo tipicamente in ambito di scuola elementare o media, lo utilizziamo anche al nostro interno per fare training ai partner. Quindi capite come in questo caso l'utilizzo di un device mobile diventi fondamentale. Per il discorso poi ho finito, il discorso ad esempio, prima sentivo le problematiche di carica, di durata del tab, questo si inserisce sempre all'interno di una politica intelligente dell'utilizzo del device. È chiaro che a scuola, noi quando siamo andati fisicamente a allestire le classi, abbiamo trovato, se eravamo fortunati, una presa di corrente. Perché cosa vuol dire? È impensabile attaccare una ciabatta con 25 caricatori all'interno, a parte che è fuori norma, ma poi proprio è impossibile. Quindi è qui che interviene il produttore, in primis, il partner che supporta
nella fase di installazione per poter fornire la soluzione. In questo caso noi ad esempio l'abbiamo risolta dotando di una docking station di 25 tab dove gli studenti a fine lezione si preoccupano di inserire all'interno. Questo è un po' il... Grazie. Grazie. Sala. Di fare un altro giro di domande. Qui c'era un intervento intanto. Allora, abbiamo uno lì, uno qua sul palco, chi si prenota un terzo lì. Allora, io insegno grafica in un istituto CFP. Mi domando cosa ci serve la tecnologia, indipendentemente che sia tablet o computer. Se, ipotizzando, secondo me può servire per creare... Vicino alla bocca. Per creare, per implementare e per consultare. Ok, noi lavoriamo sia col PC sia con un pochettino il tablet nelle mie materie. E ho visto, se, è una domanda, cioè se siete d'accordo su questa cosa, che per creare il tablet è pari al 5% rispetto al PC. Per implementare è pari a un 30-40% e per consultare intorno al 90-95%. Insomma, il PC è comunque sia sempre meglio. E ecco, anche la mia studentessa prima diceva il limite è il tablet. Sì, anche secondo me il limite è veramente ancora il tablet. Ecco, quindi è una domanda se queste proporzioni anche a voi risultano. Grazie. Ok, il limite è il tablet. Rispondiamo tutti insieme, sentiamo anche le altre due e poi vediamo. Io volevo chiedere qualcosa al medico che è presente in sala. Sono Biella del XIII di Milano e mi interrogavo sui meccanismi di apprendimento, quindi la memoria ha a che fare. Le diamo un altro microfono? Abbiamo un... Grazie, arriva un altro microfono adesso. Sì, è rinato, grazie. I processi di memorizzazione hanno a che fare comunque con un fattore esperienziale che in passato è... No, più vicino alla bocca, si sente male. Aveva a che fare con un oggetto, con delle penne, con dei fogli, con qualcosa comunque che ha una fisicità. L'utilizzo sia del PC che del tablet invece va nell'ordine di una fisicità estremamente ridotta. Una fisicità così ridotta può intervenire nei meccanismi di memorizzazione, nella memoria a lungo o a breve termine? Di fatto però, tipo di lavoro interattivo, multimediale, disciplinare, ha fatto vedere la realizzazione facilitata. Quindi da una parte c'è un'esperienza che sembra facilitare la memorizzazione, dall'altra sembra a una difficoltà. Ok. Ok, quindi diciamo apprendimento sul supporto digitale. L'ultima domanda e poi passiamo alle risposte. C'è una domanda che era già una mano alzata dal giro precedente. Ok. Sì, grazie. Sono Saba dell'Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia. La domanda che mi pongo qui, non so, non mi sembra di aver capito che ci siano rappresentanti del NIUR, per esempio, è se vengono sviluppate piattaforme software free. L'altro problema che viene evidenziato, per esempio, è il fatto che alcuni tipi di testo, di manuali, eccetera, hanno delle licenze a tempo da parte degli editori. E quindi magari su diciamo strumenti che sono di più lungo periodo potrebbe essere necessario non avere il rinnovo della licenza pagando ulteriormente del denaro. L'altro aspetto che volevo sottolineare e al quale mi riallaccio sulla questione del medico è
la questione, come dire, veramente ecologica. Tutte queste onde che crescono all'interno delle scuole, in che modo possono influire anche sulla, diciamo, sull'irrequietezza degli stessi operatori e degli studenti, a livello emotivo, vegetativo, eccetera. Questo perché c'è una crescita esponenziale. E l'altra riflessione invece che vorrei portare, e mi chiedo se viene fatta anche da tutti coloro che applicano questi software, è il fatto che ecologicamente la cosa inizia a essere poco sostenibile. Se andate a vedere i consumi elettrici per la logistica dei server, che naturalmente sono coinvolti in questo, sono crescite esponenziali, da non sottovalutare nel futuro, se pensiamo a un mondo virtuale. Grazie. Ok. Studenti. Buongiorno a tutti, io sono Adalto Algarotti del Liceo Sussana e volevo rispondere alle critiche e domande che sono state fatte adesso. Allora, in primis quella del limite fisico o altro del tablet. Io questo limite non lo vedo, e poi c'è da precisare una cosa, che non si può paragonare un tablet a un computer, perché sono due cose che sono state pensate per due usi completamente diversi. Poi il computer c'è da un sacco di anni, il tablet ha 4 anni di vita, e non possiamo pretendere che, nonostante la potenza dello sviluppo tecnologico che abbiamo al giorno d'oggi, in 4 anni si possa riuscire ad eguagliare il risultato ottenuto dai computer in tutto questo tempo che esistono. Detto questo, il tablet secondo me non ha limiti, anzi ti dà di più. Vedo in sala, molti stanno facendo filmati, stanno facendo foto, stanno prendendo appunti in modo rapido. Questo noi lo facciamo anche in classe. Voglio vedere come nella scuola tradizionale si possa fare un video alla lezione e riguardarselo a casa, si possa riguardare quello che ha detto il professore per ricapirlo una seconda volta. Nella scuola tradizionale non si può, perché ascoltato una volta è stato ascoltato, non si può riascoltare una seconda volta per capire meglio il concetto. Seconda cosa, è stato detto che è inutile inserire un sacco di tecnologia nella scuola senza creare un ecosistema, un'infrastruttura. Questo è molto vero, perché ho visto e sentito che nell'ultimo periodo è stata, diciamo, tra virgolette, buttata un sacco di soldi in tecnologia inserita senza un'infrastruttura nella scuola. Non ha senso portare i tablet nelle scuole senza un adeguato impianto wifi e un'adeguata formazione dei docenti. Io utilizzo il tablet da 3 anni, in particolare l'iPad, quindi posso parlare della mia esperienza. La mia scuola si è dotata di una rete wifi molto potente che ci permette di lavorare benissimo e senza nessun problema. Certo, ci è voluto del tempo, ma come tutte le cose è necessario che ci voglia del tempo per potersi adeguare a dei nuovi standard. Seconda cosa, bisogna cambiare anche il metodo di lavoro per inserirci in questo sistema di cui parlavamo, perché bisogna far capire agli studenti e soprattutto ai docenti che la lezione frontale, dove il docente spiega e lo studente ascolta in modo passivo, non ha più senso ormai, perché il mondo va verso una società che ci chiede non solo di sapere, ma ci chiede di saper fare, ci chiede di applicare le competenze e tutto quello che abbiamo imparato, ed è questo su cui la scuola si deve basare, ed è questo che la mia scuola, parlo per la mia esperienza, mi sta insegnando a fare, quindi la ringrazio per avermi messo a disposizione questa possibilità. Chiudiamo questo primo giro, poi c'era Samsung che voleva una replica, giustamente. Quindi allora le reti, il wifi, gli effetti sulla salute. Chi risponde? Io non ho microfoni qua. Aspetta, ti riporto il... Allora, 1 e 2, facciamo... Lui ha messo la barra alta nella risposta, perché è stato molto bravo, devo dire. No, brevissimo, perché in realtà è stato già bravissimo lui a descrivere lo scenario. Volevo solo aggiungere una cosa. Il tablet Note, che è quello che potete voi vedere anche qua fuori, quello dotato di pennino, di S Pen, siete tutti tecnologici, quindi penso che due dati vi facciano piacere. È un quad core come processore, con 2 giga di RAM, quindi... diciamo che supera abbondantemente molti portatili che al momento sono disponibili in commercio,
ed è dotato di molta più connettività rispetto a un PC tradizionale. Posso avere SIM, Bluetooth, Wi-Fi, addirittura Wi-Fi su 5 GHz, posso dotarlo di docking, posso dotarlo di tastiera e mouse Bluetooth in contemporanea, posso dotarlo di uscita HDMI, quindi addirittura posso andare su un monitor in alta definizione. Quindi in realtà la mia esperienza tecnologica in Samsung mi dice che ci stiamo muovendo verso un mondo dove in realtà sarà il tab il portatile del futuro. Grazie. Chi risponde sui costi e sugli effetti della salute? Allora, io ho loro che vogliono parlare sempre sulla questione tablet, hardware e software, e poi forse passiamo, vogliamo sentire loro e poi le prometto che le do la parola sulla parte medica, salute, ecologia. Allora c'era anche un intervento qui che ho bloccato prima per dare la parola agli esperti, per cui allora ridiamo la parola ai ragazzi. Ridiamo la parola ai ragazzi e poi chiudete voi. Buongiorno a tutti, sono Cambarevi Giulia e vengo da Liceo Arti di Mercate e volevo rispondere alla ragazza che prima ha detto che il limite della scuola è il tablet e non il sistema scolastico. Io la penso in maniera completamente opposta, infatti penso che dato che comunque il mondo è in continua evoluzione e in progresso, la scuola comunque, cioè il sistema scolastico non deve rimanere fermo, statico, così com'è. E poi siamo davvero sicuri che il modello scolastico che c'è in Italia, che è in vigore in Italia, sia il migliore e quello che ci consenta meglio di mettere in atto le nostre conoscenze. Cioè, la scuola deve essere per forza organizzata in questo modo, con appunto i professori che cambiano classe, non potrebbe essere organizzata come con studenti che si spostano e scelgono le classi in base appunto ai propri interessi. Secondo me, comunque, se si scegliessero le materie appunto da approfondire, ci rimarrebbe molto di più che in un sistema scolastico come quello italiano. Quindi volevo chiedere anche agli esperti. Chiediamo agli esperti. Volevo chiedere agli esperti quale potrebbe essere un modello scolastico alternativo che potrebbe consentirci di mettere in atto al meglio le nostre capacità, le nostre conoscenze anche relativamente alla didattica con iPad e quindi allo studio per competenze. Domanda da 1 miliardo di dollari. A saperlo, infatti. A voi e poi sentiamo Piazzolla sul... Ciao, noi siamo 3 ragazzi dell'Istituto Fantoni di Crusone, siamo della seconda turistica. Io volevo dire che non sono d'accordo con quello che ha detto il ragazzo, in cui i professori, secondo il metodo in cui i professori spiegano e gli alunni ascoltano, che secondo lui è passivo, ma io non sono d'accordo perché alla fine è sempre stato così e non capisco come il tablet potrebbe cambiare, perché uno studente, almeno la metà della classe, avendo in mano un tablet, si metterebbe a giocare o a fare qualsiasi altra cosa, tranne che ascoltare. Io volevo dire che, ad esempio, noi in classe utilizziamo la Link, che è la lavagna interattiva, che è molto meglio dei tablet che non funzionano i nostri, perché noi abbiamo dei tablet, cioè non sono iPad, sono dei semplicissimi tablet che non vanno. E ci troviamo molto meglio con la LIM, che funziona, perché alla fine funziona anche bene, e prendiamo appunti sulla carta, che è molto meglio di prendere appunti sui tablet, e a casa lavoriamo sui computer che hanno tutti, che vanno molto meglio. Inoltre la LIM è sempre carica, nel senso che essendo attaccata non ha problemi di scaricarsi, invece il tablet, usandolo 6 ore al giorno, potrebbe scaricarsi sicuramente. Che come si può fare a pretendere che
sia una rete wifi che va quando abbiamo dei tablet che non vanno. Abbiamo scaricato delle applicazioni, per esempio Evernote, le abbiamo scaricate e non vanno, non si aprono. E poi anche che cioè, una rete wifi non può andare bene con una ventina, una trentina di tablet che vanno, cioè non okay, riescono a funzionare bene. Insomma, la nostra scuola dovrà risistemarla a notte. In questa scuola ci sono problemi di infrastruttura, esatto, quindi questo è chiaro. Se non ci sono le infrastrutture e tutto il resto è difficile. Io volevo sentire lei, dottore, perché abbiamo tirato in ballo problemi di salute, onde elettromagnetiche, ecologia. Insomma, qua c'è da fare una conferenza universitaria. Va. Buongiorno, sarò breve, parlerò per punti perché ci sono ancora tante persone che devono parlare. Parto dalla pausa che abbiamo fatto. Tutti ci siamo alzati, siamo stati via per decine di minuti, abbiamo camminato, è questo che fa bene. Ogni due ore di lavoro al tavolino o al computer o a strumenti digitali bisogna alzarsi, camminare almeno un quarto d'ora. Tant'è vero che la legge lo prevede per i lavoratori. La vecchia legge 626, che adesso è stata sostituita dal testo unico del 2008, prevede che i lavoratori a video terminale ogni due ore si alzino e facciano qualcos'altro per un quarto d'ora. Quindi anche gli studenti che usano questi strumenti è bene che applichino questa pausa ogni due ore. E c'è un altro tipo di pausa che si può consigliare, è la pausa 20-20-20, cioè ogni 20 minuti mi fermo 20 secondi e fisso un punto lontano una ventina di metri. Questo, se faccio così, abito il mio occhio a staccare dalla concentrazione su un punto molto vicino e l'aiuto nella regolazione dell'accomodazione, del potere di mettere a fuoco. Quali sono gli organi bersaglio del corpo umano? Lo sappiamo tutti, l'occhio, che diventa pesante, a volte lacrima, a volte brucia. È vero, è l'abuso di questi strumenti che può causare questi disturbi. C'è qualcuno che è predisposto, c'è qualcuno che magari non ha una vista perfetta e non porta l'occhiale giusto, le lenti correttive giuste. Allora in queste persone che hanno magari un piccolo difetto visivo ma non hanno la lente giusta correttiva, si aumentano questi disturbi all'occhio. Quindi per chi ha questi disturbi una correzione giusta dall'oculista in molti casi aiuta, non è sempre risolutiva. L'altro organo bersaglio, abbiamo detto, è la colonna vertebrale, quindi muoviamoci, e l'abbiamo detto. La letteratura internazionale segnala un aumento della miopia. Pensate che oggi è miope un terzo degli europei, delle persone che vivono in Europa. Qualcuno appunto dice l'uso di queste nuove tecnologie può essere, non si riesce a dimostrare, ma l'applicazione di queste regole di igiene e di prevenzione potrebbe migliorare di molto la situazione. Un'altra regola semplice è il ricambio dell'aria. Voi direte, cosa c'entra l'aria? Non è un problema di polmoni. Il ricambio dell'aria, parliamo della scuola all'interno dell'aula, ma anche a casa nostra, ogni ora aprire due minuti e cambiare l'aria permette di non rendere tanto secca l'aria interna, eliminare quel pulviscolo, farlo uscire, farlo circolare, quel pulviscolo che può essere causa di irritazione per gli occhi. Ancora due cose, segnalo che la letteratura scientifica dice che in aumento il mal di schiena e il mal di collo in chi utilizza a lungo questi strumenti, quindi è sempre un problema di abuso, di condizioni d'uso non autoregolate nella maniera corretta. Sul problema della memoria che è stato sollevato, anch'io quello che ho letto nella letteratura in questi giorni supporta una facilità di memorizzare più con i libri e il formato cartaceo, che è però rilanciata dal formato digitale, che permette di ampliare le conoscenze e di avere degli agganci. Quindi il rafforzamento della memoria
è forse più legato a un utilizzo cartaceo. Sulle onde non sappiamo niente, almeno la letteratura scientifica che ho guardato io non è ancora in grado di dirci di preciso qualcosa. C'è qualcuno che alza la mano e dice nel mondo scientifico queste onde fanno male, è meglio evitarle, però studi seri che certifichino non ce ne sono. Voi pensate che per un rischio così grande e tragico come l'amianto ci sono volute decine di anni per capire che era pericoloso? Quindi queste onde nuove, che non sono paragonabili come pericolosità ad altri, sono un pericolo relativamente basso, ma sono cose talmente nuove che la medicina ha bisogno di tempo. E concluderei dicendo, facendo un paragone irriverente, però secondo me ci sta, io userei il video terminale come si usa la bicicletta. Ha i suoi vantaggi la bicicletta, ci aiuta. Se la usiamo male in una giornata di pioggia, di freddo, troppe ore al giorno, impennando in maniera spericolata e non ci sappiamo autoregolare, diventa un problema, ma un bel giro in bici è sempre una cosa bella. Grazie. Grazie. Mani di chi vuole parlare? Abbiamo una lì, uno qua, una lì. Allora, lei è alzata per primo, vado a lei, ladies first, c'è una dietro di te. Allora, riferendomi a quello che ha detto il dottore. Più vicino, perché sono... Se si vogliono fare tanto le passeggiate nei boschi e fare perché fa bene alla salute, perché sprecare migliaia e migliaia di alberi per fabbricare i libri invece di comprare una volta solo tavole? Va bene, una pro digitale, più uno per il digitale. Dici chi sei? Salve, sono Matteo Guarneri della seconda lavoro da 2 anni con il tablet. Non la bocca. Lavoro da 2 anni con il tablet e volevo collegarmi all'intervento che avevano fatto loro tempo sui problemi che ci sono con i software che ci sono sul tablet. Allora, i più grandi problemi che abbiamo avuto con i software sono stati con i software, con le piattaforme. Con le piattaforme create da Google. Le piattaforme create dagli editori. Ed è da circa un anno e mezzo che riscontriamo sempre gli stessi problemi di crash, di bug vari nell'applicazione. E quindi volevo rispondere all'intervento che aveva fatto l'editrice. Zanichelli. Il vero problema dei libri digitali non è il prezzo, ma il rapporto fra la qualità e il prezzo. Perché? Perché queste applicazioni, premesso che non ho mai visto un video su un libro che abbiamo noi digitale, non ho mai visto. Questi libri su queste piattaforme non offrono molto di più di quello che ha un normalissimo libro cartaceo, anzi, secondo me, il cartaceo offre di più rispetto a un libro che sta su una di queste piattaforme. Perché? Per esempio, quando si vuole scrivere su uno di questi libri è molto dispersivo, talvolta non scrive nemmeno. Quando si vuole... Senti da dietro, no? Avvicina... No, vai, continua a parlare. Quando si vogliono scrivere delle note, a volte non si sincronizza le note, ma soprattutto a volte addirittura non si caricano le pagine dei libri. È come avere un libro cartaceo con le pagine strappate. Per cosa sto parlando? Carissimo. Grazie, chiarissimo. Noi siamo contro, di là avete sentito che siamo proprio... No, ecco, io non sono per niente d'accordo, in quanto innanzitutto... Innanzitutto è stato detto che è il libro Zanichelli che non funziona, in realtà è totalmente differente il problema, ovvero che è Scuolabook, che è l'applicazione. Quindi...
osservatori, la realtà, quella che ci si sta ponendo davanti, è totalmente differente, perché noi ci stiamo avvicinando a un mondo digitale e anche noi dobbiamo andare a passo con i tempi, e ciò ovviamente implica diverse difficoltà, ma è ovvio, prima o poi sono delle difficoltà che prima o poi bisogna affrontare, voglio dire, no? Cioè non possiamo ritardare e andare, dobbiamo andare a passo con il mondo e ci stai evolvendo. Inoltre, secondo me, ci stiamo un attimino, stiamo focalizzando punti un po' sbagliati, a mio parere, perché noi stiamo parlando del tablet come semplice strumento, in quanto probabilmente stiamo riscontrando diversi problemi. Secondo me, però, dovremmo anche vedere il tablet come fonte differente. Ovvero quella che ci aiuta i nostri studenti a sviluppare quello che è lo spirito critico. Spirito critico che poi ci aiuterà e ci servirà nella quotidianità, nel mondo del lavoro. E questo è il vero punto, secondo me, a prescindere da tutti i problemi che stiamo ritrovando adesso. Inoltre, io sono dell'idea che comunque sia, lavorando spesso in gruppo, e confrontandoci, quindi aiuta anche a socializzare meglio e quindi di conseguenza aiuta a lavorare in gruppo, ed è solo queste le competenze che ci servono a noi. I contenuti vengono ugualmente sviluppati in maniera differente, è questo quello che serve a noi realmente. Noi abbiamo sia i contenuti che quella capacità in più anche di saper navigare in internet, di capire quelle che sono quindi le notizie, le fonti che servono, e sono queste secondo me le competenze che a noi giovani è chiesto. Grazie, bravissima. Allora, sono state tirate in ballo diverse cose, io vorrei far fare una replica e anche a voi, esattamente, a tutte e due volevo. Possiamo fare ladies first? Prego. Buongiorno a tutti. Innanzitutto è veramente un piacere stare qua, perché chiaramente tutti i pro sono condivisibili, così come i contro sono condivisibili, e sono dei contributi che anche a noi editori servono per pensare delle cose più giuste, che funzionino meglio. Anche per noi il digitale è stata una rivoluzione, quindi passare da un mestiere di carta a un mestiere che deve pensare contenuti digitali e applicazioni che vanno su tutti i tablet, perché chi ha l'iPad ha l'iPad, chi ha il Samsung è il Samsung, chi ha un computer è un computer, quindi noi dobbiamo fare anche degli oggetti che devono funzionare multi-device, e questo è complesso, quindi anche noi ci stiamo, diciamo, migliorando in questo mestiere. E devo dire che rispetto a quanto è vero, appunto, che le applicazioni si inchiodano, le pagine non si girano in molti libri, adesso non ne cito uno piuttosto che un altro, ma voglio fare un discorso veramente più generale. Mi viene da dire che anche rispetto a quello che sto vedendo che gli editori stanno facendo in questo ultimo anno, in cui c'è una forte accelerazione verso il digitale che viene anche dal Ministero, i prodotti hanno delle caratteristiche molto diverse rispetto a quelle, appunto, di cui stiamo parlando. Sono molto più veloci, sono molto più dinamici, offrono dei contenuti che non sono soltanto delle immagini ingrandite del libro, ma sono proprio degli asset, degli oggetti multimediali che ci aiutano a capire meglio un concetto, a seguire un percorso che fa tesoro, appunto, dello strumento multimediale e digitale, che offre, appunto, delle grandi potenzialità. Ma quello che voglio dire è che, secondo me, il confronto non va fatto tra digitale e carta, tra vecchia didattica e nuova didattica. Io credo che queste cose si debbano integrare. Non si smette di andare a scuola perché esiste il social network, e è giusto andare a scuola e andarci fisicamente, e è giusto usare il digitale per quello che serve per imparare. In questo senso, quello che si sta diffondendo anche proprio come strumento didattico, per rispondere alla domanda prima sulla didattica, è non tanto il libro, non pensiamo al libro digitale come sostituzione del libro di carta, ma pensiamo a un ecosistema, cioè un sistema integrato all'interno del quale ci sono dei contenuti che possono essere dei libri, ma che possono essere anche delle risorse granularizzate che poi insegnante e studente possono aggregarsi, così come strumenti per lavorare, per collaborare, per coprodurre. E chi si occupa di didattica digitale sa quanto è importante anche l'aspetto di produzione collaborativa da parte degli studenti. Strumenti all'interno di un ecosistema che consentano quindi una didattica
veramente innovativa, cioè che mette in campo anche delle degli strumenti che prima non ci permettevano, che prima non avevamo e che quindi non potevamo utilizzare. Quindi utilizzare il digitale per collaborare, utilizzare il digitale per personalizzare la didattica e pensare a dei contenuti digitali che non sono più soltanto libri, ma sono degli atomi di contenuto che poi possono essere aggregati per andare a costruire dei percorsi che rispondano alle esigenze non di una scuola generale, ma del singolo studente, ma del gruppo classe. Quindi in questo senso mi viene da dire che gli editori si stanno muovendo, parlo per me ma penso di rispecchiare anche il pensiero degli altri, si stanno muovendo verso questa direzione. In ogni caso, rispetto a oggi, con questo chiudo, mi viene anche da dire un'altra cosa, che non è proprio digitale sì, digitale no, ma è digitale come. Cioè la scuola sta cambiando in maniera macchia di leopardo. Qui voi siete, effettivamente è vero che siete fortunati perché avete un iPad, ma nella maggior parte delle scuole italiane hanno problemi di connessione, hanno un computer che magari funziona male, quindi è capire come dare a queste scuole gli strumenti per andare verso una scuola che cambia, una scuola digitale, e come soprattutto formare gli insegnanti, che sono il vero nodo di tutto questo discorso, affinché siano in grado di utilizzare non il tablet, ma di capire che cosa vuol dire utilizzare il digitale per fare scuola. Grazie. Grazie. Microsoft, poi torniamo con i ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Berardinelli, responsabile scuole di Microsoft Italia. Innanzitutto complimenti a Impara Digitale, perché questo evento di oggi è un format spettacolare, veramente, veramente bello, complimenti. E, gli esperti sono i ragazzi, perché ho sentito vari spunti e devo dire che vi porterò in azienda, in Microsoft, a farvi parlare con la classe dirigente che c'è in azienda, perché avete degli spunti veramente eccezionali. Detto ciò, i software. Noi facciamo software da qualche anno. Facciamo software, la Microsoft fa software per le aziende, tipicamente, nasce in quell'ambito. In education, quindi per le scuole, per l'università, i nostri software che sono chiaramente stati testati e sono stati sviluppati, Microsoft è l'azienda che investe di più in ricerca e sviluppo al mondo, nel mondo IT naturalmente, sono stati sviluppati proprio per rispondere a delle esigenze, degli standard di qualità professionali. Questi stessi standard la Microsoft li mette a disposizione delle scuole gratuitamente per la maggior parte dei casi. Abbiamo, rispondo a una domanda che c'era prima, una piattaforma software ad utilizzo della scuola. L'abbiamo, è una piattaforma che si chiama Microsoft Office 365 e risponde proprio a questo, a comunicare, a collaborare, a scambiarvi contenuti nel cloud, quindi va anche incontro all'esigenza di non avere più server, macchine da gestire nella scuola, ma tutto nel cloud, tutto sulla nuvola, tutti i servizi online. È chiaro che poi bisogna avere un'infrastruttura, una connettività tale da permettere questo tipo di servizio. Ecco, in questa direzione dobbiamo muoverci. Questo è, lo dico sempre quando vado in convegni o in eventi, è responsabilità delle istituzioni cambiare le regole del gioco, come qualcuno ha detto, gli esami diversi, le metodologie. È inutile che mettiamo il vino nuovo nelle botti vecchie, no? Questo è un po' il concetto. È responsabilità invece dei vendor informatici, qui parlo per Microsoft, ma parlo anche per tutti gli altri amici che hanno parlato prima di me, nel mettersi insieme, nel creare delle soluzioni che non possono essere Windows, Office, Office 365 o la LIM, il tablet, il notebook, perché questi strumenti da soli non fanno nulla, non vi permettono di elevare la didattica, non permettono al docente di elevare la didattica, non permettono allo studente di avere un apprendimento migliore. Se questi strumenti, la LIM rimane lì, il tablet rimane lì, non c'è una soluzione software che li fa lavorare insieme con degli obiettivi precisi, non c'è una connettività decente, allora è certo che poi le app non vanno e crashano i software. Bisogna, ripeto, ed è compito e responsabilità dei vendor informatici in questo caso, collaborare insieme per trovare soluzioni. Poi sta a voi scegliere quelle che vi piacciono di più, come fate in tutti gli altri ambiti. C'è una soluzione che non funziona? Via! C'è un software che crasha? Ne userò un altro. L'importante è che voi abbiate davanti a voi una scelta di software semplici,
e possibilmente a basso costo. Grazie. Marco, ti prendo in parola e raccolgo uno spunto che hai dato tu. No, stai pure. Ma c'era Sebastian del Lussana, mi sembra, che ha detto una cosa, ha tradito il suo front, la squadra dei contro, e dice una cosa invece molto interessante sul ruolo dei ragazzi. Prego. Ho sentito che molti di voi... Vai. Ho sentito che molti ragazzi sono in disaccordo con i contenuti dei libri multimediali, ma invece che lamentarsi del prodotto finito, perché non chiediamo direttamente agli editori di fare dei sondaggi nelle scuole, di chiedere cosa realmente serve agli studenti e poi pubblicare libri e investire i soldi in quello che può essere ancora più. Fabio. Buongiorno a tutti, io sono Fabio Ferri e sono di Mondadori. Vorrei rispondere un po' ad alcune cose che abbiamo sentito oggi. Innanzitutto ti assicuro che è così, nel senso che la maggior parte delle persone che lavorano con un editore sono insegnanti, cioè l'editore non è la persona che scrive il libro, l'editore è la persona che appunto aiuta un insegnante, un professore universitario, tanti insegnanti a pubblicare un libro. Poi noi come Mondadori, ma anche in realtà tutti gli editori, siamo spesso in giro nelle scuole. Voglio dire, oggi noi siamo qui e se ci fai caso siamo il gruppo professionale più presente qui oggi, perché dell'emiciclo che è alle tue spalle gli editori sono tre e poi ce ne sono tanti altri in realtà in platea. Per quanto riguarda il discorso del i libri sono di fatto la fotografia della libro di carta senza contenuti multimediali, io non escludo che questo sia successo in passato, anzi è esattamente così. Ma non è così per tutti gli editori e soprattutto non è così oggi. Non voglio fare autobiografia che è sempre sgradevole, però insomma noi nel 2009 siamo stati i primi a creare un sistema di classe virtuale. Nel 2009, cioè in un momento in cui il digitale era veramente solo... neanche si riusciva a capire bene come sarebbe stata nelle scuole, e aver messo in piedi un sistema che consente la condivisione di file in un ambiente sicuro, aver lavorato sull'integrazione con altre piattaforme molto famose... Insomma, gli editori in realtà sono forse uno dei primi motori della digitalizzazione della scuola in Italia e lo stanno facendo a loro spese, il che non è solo un discorso economico perché sarebbe sgradevole farlo, ma nel senso che sono i primi che ci sbattono la testa. Quindi indubbiamente quello che voi dite non è, e sono d'accordo con chi l'ha detto prima di me, non è digitale sì, digitale no, perché tutti noi ormai viviamo nel digitale, e cercare di capire, il digitale non mi farà sapere meglio Lauristo Terzo se non mi metto a studiare, cioè il digitale non è la risposta a tutto, è uno strumento in più, ma non significa appunto che non devo usare la carta e non significa che tutto sia facile. Quando tu dici io non voglio più sentire il discorso di flash che non funziona, però è un dramma grosso, cioè è successo, è stato un cambiamento di paradigma che ha obbligato tutti noi a cambiare modo di fare i libri. Stiamo imparando, ma stiamo veramente migliorando tanto, io credo. Grazie. Scusa Guido, aspetta, faccio parlare anche un non editore molto importante. Frida, tu sei qua con due cappelli, quindi adesso è ora di usare il secondo. Quanti di voi non usano Wikipedia? Quanti di voi non la usano? 1, 2, 3, 4. Una decina, grazie. Quanti di voi hanno mai scritto una voce o modificato una voce di Wikipedia? Qualcuno in più. Un vostro collega ha detto andiamo a dire agli editori di che cosa abbiamo bisogno, che è un punto di vista interessante. Avete anche però uno strumento a disposizione che non è uno strumento editoriale e non è neanche uno strumento attendibile, così adesso vi terrorizzo un pochino. Perché tutto sommato è scritto da tutti quanti, qui dentro un po' pochi, là fuori un po' più persone collaborano a Wikipedia. Forse anche provare a scrivere una voce di Wikipedia vi aiuta a mettervi nei panni di quello che dell'editore e di capire che cosa in più vi può aiutare nella ricerca di un contenuto, e di sicuro è uno strumento che vi guida nel suo uso corretto, vi guida nella stessa esperienza che fate in classe, perlomeno quelli, adesso indico a caso, quelli che usano il digitale rispetto a quelli che
si sono trovati veramente male, perché tutta la complessità delle sfide che affrontate tutti i giorni a scuola la ritrovate nell'esperienza di sopra. E qualcuno di voi ha detto il tablet mi limita, e mi ha sconvolto particolarmente, perché io trovo che il tablet sia una porta su un mondo incredibilmente vasto, e pensare che questa porta in qualche maniera mi limiti è un concetto che non riesco a comprendere. Capisco i limiti fisici, però posso dirvi una cosa da professionista, nel senso di persona che nella vita lavora, vi vorrei far vedere il mio ufficio, perché è un posto incredibile, vasto e soprattutto portatile. Due strumenti giusto per essere sicuri, non tanto perché ho bisogno di telefonare o bisogno di scrivere in contemporanea, ma perché ho bisogno di due gestori, perché uno dei due seduta sul palco non prende, e allora così vado avanti un po' più serena. Sì, ho un computer a casa, ma francamente mi basta per il 10% di cose che non riesco a fare con questi due strumenti. Vi invidio se voi nell'esperienza scolastica trovate limitante avere solo questo a disposizione, che poi solo questo di solito significa che comunque in classe avete una libreria, una biblioteca di classe con dei testi da consultare, e spesso avete a disposizione una biblioteca di scuola, e sono sicura che nel vostro paese ancora la biblioteca c'è. Grazie. Ragazzi, avete un invito dal presidente di Wikimedia a scrivere su Wikipedia a questo punto, quindi sotto. Ci sono tante mani alzate, le vedo, repliche qua e in sala. Guido, io riprenderei un attimo la parola dalla sala, anche avvisando che comunque oggi pomeriggio il dibattito prosegue, per cui gli argomenti li possiamo affrontare. Per Angelo voce, perché non ti sentiamo. Non so, io ho dei problemi con la tecnologia evidentemente, ma è il mio ruolo. Avevamo qui una domanda. Funziona? Buongiorno. Mi chiamo Fedeli, insegno in un corso di laurea in scienze dell'educazione all'Università di Torino, insegno pedagogia. E intanto esprimo un apprezzamento per la giornata di oggi e per il confronto a chi l'ha organizzata e a voi che state animando. Volevo fare una domanda ai due gruppi di studenti. Perdonatemi ragazzi, è una domanda molto elementare ed è nasce dal fatto che sono molto convinto che voi siate i primi protagonisti del vostro apprendimento e che sia importante che questo sia da parte vostra vissuto nel modo più consapevole, con il maggior senso critico possibile. Allora, ho visto chi di voi è schierato pro, chi di voi è schierato contro il digitale, però io ho proprio una domanda molto elementare che vorrei farvi e alla quale vorrei sentire una risposta da chi è pro e da chi è contro. E la domanda è questa: che differenza ponete fra l'informazione e la conoscenza? Che cos'è l'informazione e che cos'è la conoscenza per voi? Grazie. Grazie. Per fortuna che la domanda era elementare, perché se era difficile eravamo messi male. Chi vuole rispondere? Sperate il campione, rispondi anche tu. Chi è che prende di voi? Intanto comincia a rispondere. Io penso che la differenza tra l'informazione e la conoscenza sia il modo in cui noi affrontiamo un concetto. Informarsi su qualcosa vuol dire anche solo semplicemente aprire un sito internet e leggerlo. Così io mi sono informato su qualcosa. Conoscere qualcosa vuol dire sì, può essere aprire un sito internet e leggerlo, ma non aprirne solo uno, aprirne tanti, guardare più fonti diversi, capire di cosa io sto parlando, cosa ci sta dietro, da che cosa deriva, su cosa si fonda, andare a smontare il concetto nelle sue parti fondamentali e andare a capire ognuna di queste, per poter capire non solo di cosa sto parlando, ma anche come posso usare quello che sto leggendo, quello che voglio comprendere. Vai. Anche io, sì. Innanzitutto per rispondere a quello che ha detto
l'editrice. Ricordati che devi rispondere anche su informazioni e conoscenze. Scrivere su Wikipedia presuppone delle conoscenze di base. Voi non potete parlare della Seconda Guerra Mondiale senza saperne niente al riguardo. E invece chiedere come imparare un argomento non necessita di conoscenze di base, necessita solo della vostra esperienza personale. Invece per quanto riguarda l'altro editore, la Mondadori, interpellare i professori è utile, sì, perché sono loro che conducono la lezione alla fine dei conti, ma chi è il destinatario vero dell'informazione? Chi deve avere una conoscenza alla fine? Lo studente. E perché vengono interpellati solo i professori e non soprattutto gli studenti, che sono quelli che poi dovranno apprendere le lezioni? Ottimo punto. Voi mi scuserete, vedo le vostre mani alzate, ma ce ne sono molte di più dall'altra parte e dobbiamo... Lei che ho visto la mano alzata ormai... Ok, chi ha il microfono lì? Poi devo passare. Buongiorno, io insegno in un liceo artistico, abbiamo adottato i tablet, io in realtà sono assolutamente a favore e ne stiamo sfruttando le caratteristiche per quanto la nostra esperienza adesso ce lo consenta. Tuttavia mi sento di rivolgermi agli editori, in particolar modo mi scusi ma al signor Mondadori, perché in realtà, non mi permetto chiaramente, perché in realtà forse mai come adesso abbiamo avuto difficoltà nell'utilizzo dei libri con la vostra applicazione, che effettivamente non consente di sottolineare, che non consente di fruire come vorremmo del testo. I ragazzi estrapolano le pagine, le aprono su altre applicazioni, per esempio un pad. Se però dobbiamo passare all'altra pagina, chiudono, aprono, insomma, ci facciamo la nostra esperienza. Però la mia riflessione, credo un pochino anche quella di altri colleghi, è, mi permetta la provocazione, non sentite forse un po' la competizione con i docenti nella realizzazione di questi testi? Perché io a volte li trovo, no, per carità, senza nessuna offesa, però vi assicuro che a volte faccio fatica anch'io. E dico, va bene, sì, non sarò cresciuta pane cellulare, però proprio lenta non sono. Cioè, in alcune cose mi rendo conto che certo noi dobbiamo prepararci meglio, lo facciamo e creiamo schemi, mappe, mille altre cose con altre applicazioni, i ragazzi sono contenti, però poi il libro va a finire, vi assicuro che in larga misura lo lasciamo veramente lì e io lo trovo un peccato perché le famiglie investono anche economicamente ogni anno. Quindi credo, certo, bisogna rivolgersi ai ragazzi, bisogna rivolgersi ai professori, ma non ai professori che da 20 anni scrivono libri, ai professori che stanno in classe. Io la vedo così. Altri, magari ne raccogliamo perché poi... Ne raccogliamo diverse. Signor Mondadori, le chiedo di aspettare... C'erano altre mani alzate, mi sembra. Là forse. Va bene. Grazie per aver perseverato, ho visto la tua mano alzata da prima dell'intervallo. Vorrei rispondere alla ragazza di prima, che io non intendevo dire che comunque la scuola è al 100% pronta. Però a un 70%, un 80% è pronta e il tablet ancora limita un pochettino. E vorrei dire che comunque sono venuti anche degli esperti da Roma a vedere la scuola e l'hanno trovata anche molto funzionante, anche per i tablet e tutto. L'unico problema sono un po' i libri, quelle cose lì. Poi vorrei dire un'altra cosa, che comunque c'è... Se i tablet ti limitano, riesci a spiegare il perché? Allora, mi limitano nello studio perché comunque la lettura col tablet è molto difficile, perché mi faccio fatica. Cioè, quindi, ok. Poi si chiudono e tutto. Poi vorrei dire un'altra cosa, io non sono né pro né contro, perché certi aspetti del tablet mi piacciono come alcuni no, come credo la maggior parte della gente qua dentro. Quindi non bisogna essere, io credo, né pro né contro. Quindi
Allora, siccome nota tecnica locale, ci sono un sacco di ragazzi che devono andare a prendere i mezzi e quindi comincerete a vedere la platea che si muove. Per cui le ultime risposte prima dell'interruzione. Approfittiamo del breve qualche risposta in questo break. Dottor Monadori, Fabio Ferri. Al volo due risposte. Non intendevo dire che noi non parliamo che con gli studenti, anche perché noi siamo in giro anche nelle classi a fare lezioni insieme agli insegnanti. Semplicemente c'è un motivo se tu stai imparando e loro stanno insegnando, che loro sanno di cosa hai bisogno, perché io non sembra, ma sono stato uno studente anch'io, e se mi avessero chiesto se certe cose mi servivano, le volevo fare perché mi servivano fatte in un certo modo, avrei risposto no. È come quando impari a suonare uno strumento. Quando il tuo insegnante ti dice devi fare il solfeggio, tu ti senti morire dentro perché pensi che il solfeggio sia una cosa terribile. Poi dopo 4 anni di solfeggio capisci perché hai fatto solfeggio. Se però da studente ti chiedessero vuoi fare solfeggio, risponderesti no, preferisco farmi trapanare un dente. E invece rispondo un attimo alla professoressa. Mi spiace che abbia avuto problemi con la nostra... Arrivo un attimo, scusa. La nostra applicazione. Cercheremo di risolvere se poi mi fa sapere che cosa sono. Dato numerico al volo, noi nei primi 6 mesi dell'anno abbiamo fatto 1000 incontri nelle scuole con gli insegnanti, con decine, centinaia, migliaia di insegnanti. Non ne vediamo 20 all'anno. Poi, come dire, ci sono insegnanti che sono disposti a scrivere un libro, che hanno voglia, che riescono, e ci sono insegnanti che invece, come dire, il libro se lo fanno in classe, ma in quel caso lì il libro dell'editore è un aiuto. Nessun editore pensa veramente di sostituirsi al lavoro dell'insegnante in classe. Io non avevo delle obiettazioni sul cosa veniva trasmesso, perché è logico, il 90% delle persone qua non vorrebbero neanche starci a scuola. Probabilmente se chiedo a qualcuno preferirebbe giocare, preferirebbe andare a fare una passeggiata, preferirebbe fare qualsiasi altra cosa piuttosto che stare a scuola. Però, visto che noi dobbiamo avere delle conoscenze per il nostro futuro, perché non possiamo scegliere noi come ci vengono trasmesse? Non ti sentiamo per nulla. Non dobbiamo scegliere noi cosa ci viene trasmesso, come obiettava lui. Noi dobbiamo scegliere come ci viene trasmesso, perché se è una conoscenza che dovremo apprendere noi, avremo dei modi in cui preferiamo apprenderla. Possiamo scegliere come questa cosa che ci deve essere trasmessa per noi possa arrivarci meglio. Ok, la replica per sintetizzare, perché cerchiamo di stare sulla scaletta e quindi di interrompere il pranzo, ma la replica è: vogliamo avere una parola anche noi, non siamo pregiudizialmente contro. E questo è un po' quello che sta emergendo da tutti, cioè che voi non siete veramente né pro né contro al 100%, ma c'è uno, insomma, ci sono vantaggi e cose a migliorare per chiunque. Vogliamo fare un'ultima domanda alla sala e poi interrompiamo per il pranzo. Chi c'è? Altrimenti chiudiamo addirittura. Se no, facciamo la pausa pranzo. Va bene. E nel frattempo, prima che si svolti, ok. Allora vediamo le coordinate, perché si ferma anche al pomeriggio. Noi ci ritroviamo qui ancora alle 14.30 con tutti coloro che vogliono proseguire il dibattito. Ci saremo ancora tutti. Se ci sono dei temi in particolare che nel pomeriggio vogliamo approfondire o che non sono stati toccati, il pomeriggio è il momento giusto. Per esempio, io un tema ce l'ho ed è quello che era stato buttato da Leonardo stamattina, e cioè l'utilizzo personalizzato anche in caso di disturbi per l'apprendimento o altri casi. Questo non è stato toccato. Ci sono anche le licenze, l'apprendimento, che e ci tengo molto perché mi sembra fondamentale. Comunque, chi vuole continuare il dibattito su questo o altri temi, ci si vede ancora qui alle 14.30. Altrimenti, per tutti gli altri fuori, vi fate indicare dai ragazzi dello staff, le hostess in nere, i ragazzi con la camicia bianca, perché ci sono stand, luoghi di dibattito ancora, ragazzi che portano i loro progetti e in pratica è una kermesse che continua. Grazie. Comunicazione in servizio, l'UST di Bergamo, l'abbiamo detto, i docenti trovano i loro certificati qui fuori. Esatto. Grazie, alle 14.30, arrivederci.